Ubaldo, Marco, buonasera. Davide, Ezio, come stai, Ezio? Belle, buonasera. Anche Ciao, ma non vedo l'ora di rivederti, Marco. Claudio, Claudia e Valerio, poi c'è Nico Baldo, Sebastiano, buonasera, Aniello. Ciao, un abbraccio a tutti. Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, Buonasera a tutti. eccoli Sergio e Daniela, i coraggiosi e avventurieri dell'ultima serie. Voglia. Allora, ci sono. Ok. Attendo un altro momentino, tanto siamo già live su YouTube. Buonasera. Eccolo, buonasera. Buonasera. Gaetano si è subito attivato per la terra svizzera e per Antonio. Dobbiamo fare due gruppi di lavoro, uno per Antonio e la terra svizzera per parlare e l'altro per il dottor Dore. Ve lo ricordate il dottor Dore? Ha fatto il suo affidavit, bisogna che il popolo si attiva questa cosa. Buonasera Vincenzo. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Buonasera, Buonasera, bellezza. buonasera. Attendo ancora un attimo, eh. Buonasera, popolo. Franca. Ciao, bella. Wow, Ciao tesoro. Wow, che hai fatto? La permanente, va? Mi sono fatta la doccia, sono uscita Ah, dalla doccia. ok. Buonasera, Franca. Ciao, bella. Ciao, cara. Stai bene però, Barbara, amore, tutti mossi così, stai molto bene. Guarda, mo te ricopio, mi faccio riccia pure io, te lo dico. Bene, grande, fantastico. Barbara, proprio Questi stai bene così, sono i miei, dopo veramente. tutto. Poi dopo un po' si allisciano, capito? Se no, prima quando ero giovine, ce l'avevo mossi come quasi ricci. Poi dopo, Guarda, gravidanze, cose, le donne mi capiscono. stai molto Sai. bella così mossa, davvero, eh? Sì. Grazie, grazie, che carine, stasera complimenti vado. Anche se io stasera voglio proprio parlare col popolo, pensa un po', voglio parlare con lo sapete, no? Che quando io arrivo, che sto già con la mano alzata, è perché ho qualcosa da dire al mio popolo. E Mio nel noi, senso, non di Barbara, possesso, ma d'appartenenza. siamo tutti qui in attesa di ascoltarti con grande amore. Esatto. Allora, cari miei, cari nostri, cari noi, che c'ho da dirvi stasera? Allora, voglio intanto ringraziare tutto il popolo, tutto, perché questo è un momento molto, molto potente e stiamo portando avanti diverse cose, stanno succedendo tantissime cose, ma il mio ringraziamento è proprio sull'aver messo prima l'uomo della carta. Io vi devo proprio ringraziare perché per me era chiaro, ma proprio chiaro, che questa era una prova per il popolo, una prova della custodia. Come noi rivolgeremo a questo pianeta è esattamente come ci siamo rivolti ad Antonio, con quella cura lì. Quindi posso dire con certezza che tutte le nostre prossime azioni andranno a buon fine, perché la prova è stata superata. Eravamo veramente davanti a una prova, eh. Potevamo anche fare 12 miliardi di azioni dopo quella scelta, se fosse stata una scelta che metteva di fronte a noi, invece che l'uomo, la carta, tutte le nostre azioni avrebbero perso la potenza che invece stanno acquistando con queste nostre scelte. Perché questo è un momento di scelta. Quindi, prima di tutto questo. Poi, la seconda cosa, invece, è proprio un altro punto cardine. Francesca, entra tu, perché io vorrei concentrarmi. Grazie. Anche questo è un momento di grande scelta per il popolo. Perché?
Ve la dico come mi è venuta già 5 minuti fa. Allora, tanti di noi mi vedono come un leader. Bene, è un problema loro, perché vuol dire che non si sentono leader di se stessi. Tanti di noi mi vedono come la competente, quella che sapeva le cose del 2012, sa le cose, è più tempo che è autodeterminata. Io questo lo riconosco a me, vi ringrazio tantissimo, ma sono pareri i miei, Le terre sono già competenti per fare e per dire a tutti quelli che hanno già agito, lo sanno come fare. Ormai dopo 4 anni le cose le sappiamo tutti, quindi sentitevi tutti competenti. Perché lo siete? Chi più, chi meno, chi nel momento, chi nel non momento, ma sicuramente siamo tutti coraggiosi e questa è già una competenza che nel sistema ha un valore enorme. Altri mi vedono come la mamma. Allora vengono da me a raccontarmi le cose che gli succedono nelle terre, piuttosto che con gli admin. Ah, sai, quell'admin, quell'altro admin. Sapete come gli rispondo io a sta gente? In un modo solo. O te fermi e taci, o se me lo dici, io lo riporto. Perché? Perché non mi coinvolgi nel tuo gioco. Ora, questo ve lo premetto perché? Perché è chiaro che a me mi arrivano tutte le cose. Mi hanno detto, ma te le sai sempre prima. E certo che le so prima, me le dicono. E che cosa so? So chi è contento, so chi non è contento, ma ci sono anche tanti che mi vengono a dire, bah, mi hanno detto delle cose su di te allucinanti, non ci posso credere. In questi anni, e penso che tutti noi ci siamo trovati di fronte a queste chiacchiere, mi sono sentita dare della pedofila satanista, di quella che beve il sangue, di quella che va, che c'ha il trust in Svizzera. Questo me lo disse Lea De Luca e si è anche scusata pubblicamente, però, Lea De Luca. Poi c'è chi dice che io sono venduta al sistema, c'è chi dice che io sono una delinquente, c'è chi racconta cose a suo modo della mia vita, perché magari si è trovato in un momento dove io ho raccontato e quindi prende sta roba e la usa contro se stesso. Contro il popolo. Attenzione, questo non è una mia, non so, un'accezione che porto perché qualcuno ha detto di Barbara che è una delinquente, eccetera, eccetera. Ve lo porto perché questa roba non fa bene a chi lo dice, ma non fa bene manco a chi l'ascolta. Non fa bene a chi lo dice, perché io sono qua. Se qualcuno ha da dirmi qualcosa in faccia, me lo deve dire in faccia, questa è l'autodeterminazione. Ma poi c'è questa paura che, oddio, gli dico sta cosa a Barbara, e poi che succede? Succede che Barbara ti risponde, come fa sempre, a tutti. Ma a te dentro, e non, dico a te dentro, cosa ti fa sta roba? Quando mio figlio andava a scuola, e anche mia figlia andava a scuola, e io studiavo emoto, Masaru Emoto, e magari mi venivano a casa i miei figli dicendomi, ah, lo sai che quel bambino mi ha detto così, o quell'altra bambina mi ha detto cosà, e tu che gli hai detto? Ah, io gli ho detto così. Attenzione, perché quel bambino sporca la sua acqua quando parla male di te, sporca la sua acqua. Ora, se te sei in qualche modo, ti sei in disonore, ma non era questo il modo con cui parlavo con i miei figli, chiaramente, ma se io sono in disonore, è un conto. Ma se io non sono in disonore, quell'acqua sporca, te la tieni. Ma se fai parte di un popolo, quell'acqua sporca
è parte del popolo. Ora, buttare via l'acqua sporca col bambino, anche no. Quindi, sto dicendo a questo mio dolcissimo, meravigliosissimo popolo che è tempo di buttare via l'acqua sporca e lasciare il bambino. Perché questa roba sta facendo molto, 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 molto male a tutto il popolo. E chiunque la sta portando avanti e perpetrando, sia che ascolta sia che parla, deve essere cosciente e consapevole che è la sua autodistruzione. Mi sembro troppo. No, no, no. E soprattutto questo lo porto nella mia terra, in quella laziale, perché è lì dove s'annida una roba che la metà basta, che poi si dirama come un cancro in tutte le terre. Contatto di telefonate a casa, ah, senti che ti devo dire, senti che ti devo fare, sta roba, ragazzi. Non fa bene a nessuno di noi. E seppure parlano male di qualcuno di noi, ripeto, sapete quante volte mi hanno detto: ah, quell'admin, ah, lo sai, quell'admin? La mia risposta è: diglielo in faccia. Non lo dire a me, perché se me lo dici a me vuol dire che vuoi che glielo riporto. Allora non c'è manco il coraggio di dirlo. E allora lo dici dietro. Capite che cosa voglio passare? Mi sto spiegando o devo essere più chiara? Chiaro? No, chiaro è. Cristallino. È Grazie, grazie. cristallino, Barbara. Sei molto cristallina, grazie per questa tua manifestazione. È arrivato il momento di dirle certe cose. Basta. Ma sai Basta. perché, Franca, basta? Sapete perché basta? Perché siamo arrivati a un punto dove, sapete, quando abbiamo iniziato questo percorso, no? Dai che ci siamo, è breve, il tempo è breve, dai, st'esame. Non sappiamo la data, non la sappiamo la data dell'esame. Capitemi cosa voglio dire, eh? L'esame, il momento finale, il momento del passaggio, il momento della consapevolezza, non lo sappiamo, mai sappiamo qual è il momento. Però arriva, a un certo punto arriva. Allora, siccome, e qui è il mio sentire, per carità, la percezione è che non è che manca poco, è che siamo completamente dentro il turbine. Siamo immersi fino a qua dentro sta roba e noi continuiamo a pensare che deve arrivare. Allora, mi preme, mamma, proprio mi preme essere con più possibili di noi in quel momento. E siccome nelle leggi naturali, se so una cosa, o se so che mi arriva la voce qualcosa e non la dico, io sono colluso con quel qualcosa. Prendiamo atto che se io partecipo alle chiacchiere, io sono partecipe alle chiacchiere. Complice. Complice, bravo, grazie, grazie Francesco. Complice. Certo che potete, e adesso io ho messo lì, c'è Manu che ha la mano alzata, vi prego, alzate la mano così vi metto in fila e vi faccio esprimere cosa pensate. Manu, buonasera. Ciao, buonasera. Mi auguro ti rilassi un pochino. Allora, Amore, stavo... sono rilassatissima io, ho appena fatto la doccia. Brava. Allora, io sto notando quando partecipo a certe, diciamo, chat che comunque che sono, io ad esempio sono nella chat della cura, cioè nel concilio della cura, non ho ancora imparato a dirne, e poi in altre situazioni. E vedo un grande protagonismo. Allora, quando si nasce con un grande protagonismo che io so fare più di te e che io voglio fare più di te e che so di più, come se fosse una gara, dove però dietro a questa gara magari non c'è realmente una conoscenza,
Stiamo arrivando all'assurdo. Quindi questi pettegolezzi che arrivano a te o altre cose, sono pettegolezzi di persone che hanno una carenza immane per quanto riguarda la conoscenza e quindi abbiamo l'invidia, abbiamo la gelosia. Allora non ci siamo nella comprensione del io sono, perché il io sono vuol dire amore, ma qua l'amore non c'è ancora, perché c'è tanto ego. Se poi uno, a prescindere, dice le cose così come sono, apriti cielo, si è aperto una voragine. E questo è quello che io noto, capisci? Poi magari io sbaglio anche perché io non sono una persona tanto facile e sono una persona abbastanza rompiballe, come si suol dire. Ed è gentile che mi dico rompiballe perché me ne dicono di peggio. Però questo vuol dire che purtroppo io sono sincera. Non so contare fino a 10. So essere diplomatica. E purtroppo nella vita, se si vuole cambiare realmente le cose, bisogna essere sinceri e onesti. E se tu non sai le cose effettivamente e ti permetti di giudicare un'altra persona, devi essere dentro a lei, alla sua vita, a quello che ha fatto, giorno per giorno, momento per momento. Questo non è possibile, quindi taci. Giusto? Ti sei tolta, non c'è volume. Sì, ma stai parlando te, io evito, però ti do, io di solito parlo, cioè, ok, ti do ragione, stai dicendo una cosa molto concreta. È dentro, la roba è dentro, non è fuori. Quando io punto il dito fuori verso un fratello, una sorella, quel dito è come la tradizione vuole, ce ne ha tre puntate verso di me. E vuol Allora, dire che io in qualche modo... O non sono trasparente per poter dire a sta sorella, a sto fratello quello che penso, anche poi magari dicendo a cavolo, ora avevo capito male, e quindi chiarisco, oppure è proprio un modo di fare, un modus, è un modus, e questo è estremismo, attenzione, è un estremismo. Secondo il mio punto di vista, questo è ipocrisia e protagonismo. Allora, di ipocriti protagonisti ce ne sono tantissimi e che vogliono prevaricare su altri. Allora, siccome comunque, secondo il mio punto di vista, siamo tutti uguali, poi ci sono nel tutti uguali chi ha preso di più e chi ha preso di meno. Abbi l'umiltà di dire, va bene, io non lo so. Mi spieghi per cortesia? Questa è, manca l'umiltà, non esiste, cioè proprio non esiste perché sono tutti imparati, non si sa come mai. Io mi sento tantissimo ignorante, sono ancora indietro con tantissime cose, la vita non so quanto mi dà ancora da vivere, però la persona che mi trovo davanti, se devo raccontargli le cose, va bene, se non ti vedrò più sulla mia strada, pazienza, ma sono sincera con te, voglio essere sincera, perché la vita è fatta di una falsità, lo vediamo, stiamo vivendo e stiamo combattendo questa cosa. Allora, se io combatto questa cosa ancora con l'ipocrisia, allora non ci siamo. Siamo veramente sulla strada sbagliata, non abbiamo ancora capito niente, secondo me. Però vabbè, naturalmente diciamo, chiamiamolo commento, mi spiace che arrivino queste cose, ma sappi che tu, essendo per loro la protagonista, sei come davanti alla televisione e sarai sempre odiata, invidiata, cioè questo sarà, non è che puoi farci tanto, hai capito? Però devi essere, essendo sincera, no? E dicendolo, magari le persone si faranno un po' l'esame di coscienza, però sappi che purtroppo nella vita le persone si dimenticano molto facilmente, si scordano tutto. Allora, io sono nata in un posto dove piove da sempre, lo chiamano il pisciatoio d'Italia. Per qualche anno che c'è stato il sole, mamma mia, quest'anno c'è il diluvio. Io ho detto, è sempre stato così. Quindi le persone si dimenticano di qualsiasi cosa. E si ripetono negli errori. Come lo costruiamo la casa? Su un mattone, un mattoncino vuoto o su mattoni? Noi dobbiamo costruire una casa su mattoni,
mattoni di morbido amore, sincerità e fiducia. Speriamo. Vabbè, ho finito. Grazie, Manu, grazie, 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 Una cosa sola volevo dirti, l'affidavi sull'acqua, non possiamo farlo come quella dell'Abruzzo, perché noi dobbiamo ancora mandare il primo affidavit, poi mandiamo il disonore. c'è Quindi anche quella della terra Umbra. lei, ma lei ha già mandato il disonore, capito? Noi Ah, dobbiamo però c'è un affidavit, ancora la prima. magari potete utilizzare parte di quello. Sì, quello sì, però poi ti farò vedere, ho fatto anche la maglietta bellissima. Bene. Grazie, ciao. Grazie Manu, Sì, a te. grazie. Allora, Vincenzo, buonasera. Buonasera a tutti. Intanto condivido, Barbara, quello che tu hai affermato. E questa è la seconda volta che succede, perché è già successo, se tu non ricordi, è già successo Un tempo sacco di fa. volte. Scusa, c'ho la Poi voce aperta. volevo fare gli auguri alla ragazza, che sei tu, e sei ancora una ragazza. E poi voglio dire che la gente, prima di fare certe affermazioni, dovrebbe guardarsi dentro. Perché nel momento in cui tu cerchi di stare bene con te stesso, non fai queste cose. Perché basta solo l'ABC dell'autodeterminazione e l'ABC dell'io sono, che ti porta ad avere una forma comportamentale tutto apposta. Allora vuol dire che questi personaggi si devono rileggere i documenti. Perché se alla base parliamo di onore e poi andiamo a contestare un disonore, vuol dire che siamo prima noi a non aver capito qual è l'onore e qual è il disonore. Io, per esempio, con te ho avuto modo di parlarti delle volte, di mandarti dei messaggi, ma non sono stati mai polemici. Sono sempre stati delle richieste, delle domande per completare quella che è la mia preparazione. Io, per esempio, quando do una mano a qualcuno qui a Torino e in Piemonte, non dico tu non sai fare, gli dico sempre rifacciamolo assieme, che può darsi che io abbia dimenticato pure io qualche cosa. Per cui il fatto di rivedere le cose e di rifarle mi porta ad essere più aperto nelle considerazioni. E poi ti devo dire la verità. Dopo quello che mi è successo un anno e mezzo fa, ho la visione della vita diversa, perché io sono nato senza niente, me ne andrò senza niente. Per cui io metto a disposizione quello che è il mio talento verso chi lo vuole. Chi non lo vuole, me lo riprendo. Per cui sono sempre alla ricerca di qualcosa che mi completi. Per cui vorrei dire a questi personaggi di andarseli a leggere il primo documento dell'io sono, perché è di là che dobbiamo partire. Perché se ci facciamo queste guerriglie tra di noi, che popolo siamo? Noi ci dovremmo aiutare l'uno con l'altro. Non ci dobbiamo, anzi, se io vedo un ostacolo, lo devo togliere in maniera tale che l'altro possa camminare meglio. Almeno io la penso così. Poi volevo fare due testimonianze. Sono stato a Pisa, in albergo, ho dato l'Universal Pass e non hanno detto niente. Io gli ho solamente detto in maniera molto ferma, tenga. Cioè, gli ho detto tenga. O mi hanno ridato indietro il documento, ho dormito presso l'hotel dell'albergo di Pisa e ti dico che la ragazza, pure siccome sono documenti, sono cose che poi devono comunicare alle caserme, alla questura, vuol dire che ha preso i dati dall'Universal Pass. Per cui questa è ancora una forma di consuetudine maggiore a quello che noi facciamo.
Poi volevo dire, ho riconfermato la ricusazione tua, ma ne ho fatta anche una io. Per cui anche lì ho mandato tutto e ho dato anche io 72 ore per confutarlo, altrimenti quello, per cui tutto quello che è in essere, poi mi dirai solo sì o no, tutto quello che è in essere nei miei confronti è nulla e annullato. Per cui ho risolto un sacco di... Poi mi è venuto un vigile a casa e non ti... gli ho detto una sola cosa ed è scappato. Lui mi ha chiesto, mi ha chiamato, dice al citofono, dice cerco il signor Civati. Bene. Ho detto un attimo che scendo. Sono sceso, ho detto, ma di preciso chi cerca? Io cerco Civati, Vincenzo Salvatore. E non sono io. Ho detto, io sono Vincenzo Salvatore dei Rotondo Civati. Cioè io come faccio a notificare? Lei non deve notificare niente. Ho detto anche perché lei mi vuole far commettere un reato. E io poi la devo denunciare. Perché il 461 del codice penale è molto chiaro. Io non posso ritirare un atto di un'altra persona. Allora, dice, io che gli dico al magistrato? Ma dille quello che vuole, dice. Solo che adesso lei se ne deve andare perché gli ho già dedicato troppo tempo. L'ho salutato e me ne sono andato. Anche lì ho visto che quando ha sentito articolo 461 codice penale, ha detto, ok, non voglio più sapere niente, me ne vado. Per cui dipende sempre come ci presentiamo e come gli diciamo le cose. Volevo solo sapere queste cose. Vi ringrazio per l'attenzione e mi auguro che queste cose possano essere superate molto facilmente con un po' di buonsenso. E grazie per l'attenzione. Grazie Vincenzo, grazie. Ciao Allora, Vincenzo, ciao. Stella. Ciao, ciao. Ciao. Allora, Fabrizio, prego. Eccomi. Ciao a tutti. Sentite? Sì. Allora, prendo spunto da quello che è la tradizione orientale in senso generale, quando si parla di osservazione. Cosa significa osservazione? Significa astrarre il proprio pensiero e quindi il proprio giudizio nei confronti di una circostanza. Questo che cosa comporta? Faccio un esempio del quale mi è successo di parlare con mia figlia, che era arrabbiatissima l'altra volta perché uno non gli ha dato la precedenza allo stop. E allora dico, ma scusa, ora ascolta quello che ti dico. Tu sei arrivata lì allo stop. Qual è stato il tuo primo pensiero? È quello di mandarlo in quel posto, a quel paese, ovviamente. Però torno un attimino indietro. Questa persona, anima, come vogliamo chiamarla, sei sicura che abbia voluto in qualche modo turbare il tuo equilibrio, dire non ti rispetto perché, per come? Oppure magari c'è stato un altro motivo. Che ne sai che magari avesse il figlio all'ospedale o fosse in ritardo con il lavoro o altre cose, qualsiasi altra cosa. Non puoi sapere. Quindi mettiti nel processo dell'osservazione. Osservazione significa astrarre. Allora, se tu, vedendo dall'esterno la stessa circostanza in cui tu ti sei arrabbiato e hai mandato a quel paese quello lì, tu vedendolo dall'esterno dici, ma guarda questi due che imbecilli che sono, li bisticciano per una cosa inesistente. Ecco, questo voglio dire. Cioè mettersi sempre nell'atteggiamento dell'osservatore, perché l'atteggiamento dell'osservatore cosa comporta? Comporta assenza di giudizio. E assenza di giudizio che cosa comporta? L'assenza dell'ego. Quindi in qualche modo annichilire l'ego. Quindi io questo lo dico prima di tutto a me stesso, perché troppe volte anche a me capita magari di
essere giudicante, ma lo dico a tutti noi perché io vi considero veramente una grande famiglia e vi voglio bene, veramente. Quindi, al di là di tutto, il percorso che stiamo facendo, i documenti, l'interiorizzazione, ecco, osservare e non giudicare significa in qualche modo rispettare l'altro. E il rispetto poi ovviamente porta col tempo anche all'amore. Vi saluto, grazie dell'attenzione. Grazie Fabrizio. Appena hai nominato la cultura orientale, mi sono subito detto delle parole di Buddha, che dice: la fortuna viene dal cuore, la sfortuna viene dalla bocca. Grazie. Laura, prego, cara. Ciao a tutti, buonasera. Quello che penso io è che siamo in un percorso dove ognuno va avanti a modo suo, ricco di paure, ricco di apprendimenti, per cui siamo veramente, ognuno si fa un passo avanti, si pensa di averlo fatto, invece poi non si è fatto e interviene un'altra paura. E allora secondo me si è preso inizialmente Barbara come l'esempio, cercando quasi di copiarla o di raggiungerla. Per tanti è stato così. E finché non arrivi a comprendere che devi integrare quella parte di Barbara, per cui Barbara rimane Barbara e tu devi agire nella tua consapevolezza, per cui devi integrare la consapevolezza dentro di te e sino a quel punto Barbara rimane quella da attaccare per alcuni, io non parlo, ecco, per carità, io non generalizzo mai, per cui è facile, no? Perché è facile attaccare quello che riesce, quello che ha intrapreso questa, secondo me, con un coraggio incredibile. Ecco, io questo riconosco a Barbara, un coraggio incredibile, perché adesso siamo qua in tanti. E all'inizio mi immagino, mi chiedo sempre quando c'è una difficoltà, ma fossi stata io all'inizio, con nessuno a fianco, perché ero io, ma ce l'avrei fatta. Ecco, lì è un inchino proprio a Barbara, perché lì, quando mi faccio questa domanda, dico, ah. Per cui questo mi carica, cioè mi carica in bene, in positivo, nel non eguagliare Barbara, nell'essere io come ci riesco? Ecco, e lì non arrivo a giudicare, guardo magari anche cosa fanno gli altri e poi vedo qual è insomma, dove riesco ad arrivare io. E ognuno di noi, secondo me, deve solo guardare dentro di sé, a quel punto non giudica più e tanta riconoscenza a Barbara. Veramente per il coraggio, ma io questo riconosco in lei, questo grande coraggio. Ecco, per cui grazie e mi spiace che succedano queste cose, si vedono, non le condivido, e bisogna lasciare andare perché ce ne saranno sempre, perché ognuno ci arriva quando ci arriva. Grazie. E grazie, 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 veramente di cuore. Cara Irene, sai come ce la fai? Essendo te stessa. Così Lo so, si solo fa. così. Essendo se stessi, perché abbiamo bisogno di tutte le sfaccettature del popolo, tutte, tutte, perché sono meravigliose tutte, cuori eterni, dice Eter, cuori eterni. Allora cos'è che ci rovina se il cuore eterno ce l'abbiamo tutti? La bocca. Quella cosa lì. Perché dicevo prima che è un estremismo? Perché è l'individualismo. Perché è quell'egoismo e quell'invidia, quella gelosia, quella bramosia. Ecco, la parola giusta è bramosia. E io dico, o lo volete il mio posto? Poi io ve lo do, Ma io ve lo do! Non sto scherzando! Sono sicura di una cosa però, che me lo riportate dopo 5 minuti. Senti, ascolta, volevo dire che perché? Perché non, perché è il mio. Come il tuo è il tuo, come il suo è il suo. E se io non sono nel mio posto, c'è un buco. C'è un buco.
E adesso il puzzle è talmente tanto pronto e presente che quei 4-5 tasselli che vanno messi, se mancano, c'è un buco. Grazie. E voglio sottolineare ancora che non è perché me lo dicono a me, perché non mi dicono solo di me, anzi, a me non mi dicono di me, ok? A me mi dicono del popolo. Capito? Poi c'è anche qualche coraggioso, che io ritengo coraggioso perché dice no alla collusione, dice no, che allora ci viene addirittura a casa a dirmi, bah, io sto male, perché sta roba io non è roba mia. Ecco, ridalla al diretto interessato, restituiscila e liberati. Sii leggero. Perché il comportamento in onore è leggerezza. Ah, finalmente non c'ho più sto peso. Ciao. Chi è questo imbecille qui? Hai detto bene, ma sì, vedete, ecco, questa roba qui, secondo voi, perché ce la stanno facendo così spesso? Perché sanno Sono cosa ci proprio stiamo preparando. invidioso. Esatto, Gio, perché sanno benissimo cosa stiamo preparando. E vi dico anche un'altra cosa, il sistema agisce in tanti modi, ma sono tutti riconoscibili. Disturbo. Riesce solo a disturbare. Mi disturba la giornata, mi disturba l'umore, mi disturba la serata, mi disturba. Perché mi disturba? Perché mi fa perdere tempo. Perché? Perché tutta sta roba, ste chiacchiere, ma anche tutte ste robe qua, no? Quello sentito, non sentito, il detto, non detto, quella roba lì fa in modo che io non partecipo in quel momento, perché no, vedete? no. Lo sapete? E lo vedete? Ancora. Esatto. Ah. Sì, Daniele, perché questo ce lo deve dire proprio chiaro e tondo. Sì. Quanto gli rompiamo le scatole e quanto in questo momento tutte le azioni che stiamo facendo devono essere no sostenute. È il dovere del popolo in questo momento sostenere. Assolutamente, adesso più che mai. Esatto. Perché? Perché noi siamo. Noi ci dobbiamo credere in quello che abbiamo fatto. Ci dobbiamo credere, dovere è. Ora vi do la parola subito, Maria Grazia Salvatore. Vi voglio ricordare quel file che ogni tanto io passo su Assoluta Integrità, il file del manifesto della sovranità integrale. Perché lo passo? Perché quelle affermazioni di verità sono proprio semplici da chiarire. Ecco, quello si chiama proprio manifesto della sovranità integrale. E l'ultima frase, l'ultima proprio, dice: più sei vicina alla verità, più ci devi credere in quella verità. Perché se no, metti tu il tuo limite al fatto che sei arrivato lì, in quella verità lì. Quindi queste varie ed eventuali servono per farci perdere tempo. Quello ci serve. Salvatore, Maria Grazia, prego. Buonasera a tutti. Noi vorremmo parlare di un'esperienza che abbiamo fatto qui a Crotone, ma non c'è Giampiero e non penso che sia giusto. Va bene? Bravo, Assolutamente. bravo, Però era una piccola. lo racconteranno Giampiero e Maria. Però Vabbè, lo volevamo fare giusto. vi ringrazio invece perché voi eravate lì, il popolo ha sostenuto il popolo. Sono felicissima che c'eravate voi perché l'energia era giusto giusto quello che serviva. È servito, è servito, è servito tanto. Abbiamo notato che è servito tanto. Certo. Relazione, reazione. Siete stati un'ancora, no? L'ancora che ha tenuto la barca che in quel momento Sì.
faceva avanti, non so, prende l'idea, no? Ma questi due uomini sono stati, sono in gamba. Sono in gamba. E voi, vabbè, voi pilastri del No. popolo. Grazie. Grazie. Grazie a Grazie noi. a voi, grazie a noi. Buona serata. Allora c'è Zamir. Zamir, buonasera. E hai Microfono. l'audio chiuso? Ragazzi, abbiamo un sacco di gente, un Jack Williams, Pronto? un Elia Friedman, c'è tutta gente inglese stasera. Oh. Sì, Papà, mi Samir, senti? buonasera, te ti conosciamo però. Amo, niente, io volevo dirti che c'è la moglie di Ledard e Zacca Mille che vuole contattarti per parlarti un po' in privato, perché è da venerdì che l'hanno portato via la questura di Todi Perugia e lei non sa ancora niente, voleva un'informazione da te se poteva parlarti in privato. Ma Tutto qua. noi la conosciamo questa storia, c'è la terra che si sta già attivando, ce l'ha comunicato su assoluta integrità questi. E sì, io adesso non ho Papà, visto il messaggio, ma la. ti voglio bene, se poi sentila perché voleva parlarti, perché non riesce, cioè non voglio portare altra brace sul fuoco, cioè non Ma ce ne era frega come un dicevo cavolo, prima, dai. vedi, o mi chiamano per questo, o mi chiamano per questo, ma. Ti ripeto, io la sto già seguendo questa cosa attraverso Antonia, che è sulla terra, però adesso magari mi sento anche con Antonia e magari la chiamiamo insieme, ci parliamo un momento, ok? Grazie mille, gentilissima. Altro niente, vi amo a tutti. Poi fregatene, amo, lasciali parlare, che te frega. Prima o poi si stancheranno, cioè, ce l'hanno per vizio. Non ha senso, Amir, non gli diamo tesoro. energia, amo. Allora, ripeto, non sto parlando per me. A me non mi Lo so, lo so. brucia proprio. L'avete visto davanti alle ingiurie di Valeria Gentile, l'avete visto davanti alle ingiurie dei vari eventuali del popolo. A me non tocca, sto lanciando un'attenzione, un'osservazione per chi invece viene catturato da sta roba e si lascia portare dalle energie di chi, ripeto, telefona a casa. Ti viene a sbussare la porta, ti viene a dire, a raccontare cose di cui chi ascolta non è mai manco a corrente, È però si vero. lascia trasportare. Allora, siccome questo in questo momento è presentissimo Non fa bene. nel popolo, ma proprio presente, tanto da mettere in cattiva luce anche uomini e donne che si stanno adoperando sulle terre, cioè questa roba non fa male. Solo a chi dietro c'ha la gente che parla male, ma fa male a chi parla male. Questo io sto dicendo. A me, sinceramente, Come l'abbiamo chiesto? non mi riguarda. Amo, Perché io non parlo male, parlo in faccia, che è diverso. questa funziona, credimi, funziona. Rispondo, scusa, Zamir, Antonia, eccola Antonia. sono Antonia. Ciao, caro. Ascolta, Ritorno indietro. Nella chat terra sono state fatte delle domande, però non mi ha fatto sapere più niente la Bruna. Quindi io non è che posso insistere. Quindi magari se facesse sentire, ecco, magari comunica con lei e di riposta qualcosa sulla terra, così almeno sappiamo qualcosa anche noi. Io Ti gli ho amo, chiesto grazie. anche in privato. Grazie. Sto guardando se mi ha scritto qualcosa, Barbara, adesso controllo. Adesso. Sì. comunque il mio messaggio vale lo stesso, per favore. Vi amo e vi saluto, non vi faccio perdere altro tempo. Grazie, E ci Zamir. vediamo il Ci 4 vogliamo luglio bene. a Roma. Io vi amo, non c'è il bene, io vi amo. Siete la mia parte migliore. Ma io ho quella parte essenziale che vi completo. Sei grande, va. Grazie, Siamo grazie, grandi, grazie. grandi, grandi, e lo puoi dire forte, ma proprio tanto, tanto che non ce ne accorgiamo quanto siamo grandi. Tanto. Allora, le mani alzate non ci sono più. C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? Sì, Barbara, io. Mike, buonasera.
Buonasera, alzo la mano? Non No, fa niente, benissimo, dai. ci sono mani alzate, Dai, in quindi va benissimo. effetti, collegandomi a queste dicerie, anche ultimamente, anche a me, mi mandano a quel paese, diciamo, anime del noyer. Ma io non so se definirle anime o stronzi. Scusa il mio termine, perché quando uno ti dice non ti conosce, ci siamo solo conosciuti via etere, nel senso come stasera, a Zoom, come quest'anima bella che ha parlato prima. Questo qua mi dà delle affermazioni che non mi riguardano proprio. Quindi queste anime dovrebbero prima conoscersi. Io conosco tutti, sì, sulla Zoom, ma sono poche le persone. Le chiamo persone perché ultimamente non so più se chiamarle anime o qualcos'altro. Quindi gli incontri sono una cosa positiva, bella. Io a Barbara l'ho conosciuta di persona. So che anima è un'anima elevata. Quelli che non conosco, sì, sono delle anime, ma non li conosco. Anche se qui ci si conosce un po', ma è sempre una cosa virtuale, quindi. Quando si dice incontriamoci, bene, incontriamoci, cerchiamo di fare più incontri. Magari facciamo un incontro nazionale, Barbara, come lo fece una signora che poi tanto signora non è, senza fare nome, ma tu penso che mi hai capito. Facciamo una bella rimpatriata, ecco, tutta l'Italia. Tutte le terre si uniscono in un posto, così ci conosciamo veramente. E magari ci possiamo anche mandare a quel paese, ma dal vivo, che c'è più gusto, insomma. Non ti sento, Barbara. Ti davo ragione, Bene, Mike, dicevo, però io. meglio in faccia, meglio che ci mandiamo in quel paese in faccia, almeno poi dopo ci potremo fare una bella risata e andare a un caffè, come fanno i Esatto. bambini. Cioè, presente, i bambini litigano, ma siccome poi si ritrovano al giardino insieme, 2 secondi dopo hanno fatto pace. Perché? Ah, perché non c'è Sento quell'avidità consapevole, quella gelosia, quella invidia, e poi perché? Perché sono collegatissimi e difficilmente quando sei collegato c'hai voglia di stare in quelle energie lì. Questo Comunque, dice. Barbara, facciamola sta cosa di unire tutte le terre. Una volta l'anno facciamo una bella festa, una mega festa. Chi non ha i soldi faremo una colletta per farlo venire lo stesso. E dai, si può fare. Questo è bellissimo. Allora io ve la ufficializzo. Siccome pure l'anno scorso l'abbiamo passato insieme, sono ormai 4 anni che lo passiamo insieme. Il 22 agosto è il mio No, no, compleanno, no. 22 luglio, scusate, è il mio compleanno. Lo festeggerò a Centro Italia, ad Acuto. Chi vuole può venire, ma per l'occasione, non per il mio compleanno, per stare insieme, per avere l'occasione di stare insieme. L'anno scorso eravamo 80. Facciamo che quest'anno siamo 300, va. Acuto. Beh, sì. Io ci sto. Va bene, Barbara, facciamolo. Sto compleanno di tutte le terre, compreso il tuo. Ok, Esatto, è passo la parola agli un'occasione, altri. non è perché è il mio compleanno, perché è un'occasione. Sì. Allora ti aspetto, eh. Va bene, ci Ok. sarò. Grazie. Bene. Allora, grazie Mike. Il compleanno di tutti. Esatto, va benissimo. Il compleanno di tutti va benissimo. Bene. Antonia, e vedo la donna Lella là dietro.
Ciao Lella. Stasera le donne umbre stanno insieme, vedi che meraviglia. Oggi dovrebbe essere anche il mio compleanno, tra l'altro. Auguri! Ma io guarda, stavo. Auguri, Grazie. Stavo Italia! raccontando. Auguri! 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 Grazie. Ciao Lella! Auguri, auguri! Infatti pure Lella è rimasta un attimo così, glielo stavo dicendo poco fa, oggi è il mio compleanno. Ah beh, non lo sapevo. No, io volevo un po' entrare nel clou dell'argomento di cui si parlava poc'anzi. Allora, perdere la centratura ogni tanto capita anche a me, è normale. Però nella consapevolezza in cui dovremmo essere a questo punto del cammino, dovremmo subito avvertire che siamo in un momento di smarrimento e quindi ritrovarla subito. Almeno a me capita questo. Mi capita di smarrire, ma mi capita subito di riprenderla. Mi capita qualcuno che va, ok? Questo un pochettino. Allora, quello che volevo sottolineare era questo. Non è un sacrificio. Ok, cioè devo fare questo perché? No, perché ho compreso. Ok, quindi se si comprende veramente e si riesce a vedere tutto lo scenario, ok, siamo in una situazione bruttissima veramente. Cioè quello che stiamo lasciando, questa linea parallela che stiamo lasciando, è bruttissima. Quindi chi è che ci vuole rimanere? Continui a viaggiare con i codici del sistema. E non parlo di codici soltanto a livello di documenti, parlo di quelli che ci abbiamo in testa. Quindi quando ci troviamo a sparlare, a spifferare, cioè poniamoci un attimino la domanda, ma questa cosa fa male a me o a chi? Fa male a me, a te fa male, perché sei tu che non ti porrai in quella linea dove dovrai andare. Invece, in questa nuova governance, che governance la chiamerei proprio dimensione, no? Ok, dell'anima, dello spirito. Quindi stiamo facendo del male a noi stessi. Quindi, quando ci mettiamo in questi meccanismi, cerchiamo un attimino di avere perlomeno l'intuizione che stiamo sbagliando in quel momento e facciamo un passo indietro. Perché se pensi di danneggiare l'altro, ti sbagli. Assolutamente, stai danneggiando soltanto te stesso. Grazie. Finito. Grazie Antonia, grazie a tutte e due. Ciao Lella. Ciao cara, a domani. Allora, Eleonora, Princess Medina, sappiate che abbiamo un ospite stasera che non credo sarà sola. Buonasera. Buonasera, sono stata Mi contattata. presento Ecco, con Daniele brava, Cirio. Io presentati. ho Prego. conosciuto Barbara ieri, ci siamo tramite appunto una Si sente molto male, Leonora, ti si Mi sente senti molto. piano? Anche io sento piano. Ho avuto problemi proprio a fare il collegamento dall'inizio, poi ho Adesso ti avuto sentiamo un po' meglio, forse dovresti alzare il volume del tuo computer, che problemi. dovrebbe No, il essere volume è al F12. massimo. Il volume è al massimo, Allora devi stare un troppo. pochino più vicino al monitor perché probabilmente il microfono non funziona molto bene. Infatti, ho avuto difficoltà prima dal telefono, poi dal computer e non riuscivo a prendere il collegamento. Poi ho avuto quell'immagine, mi sono spaventata, ho chiuso, ho detto, oddio, forse è un problema del mio computer. Invece ho visto dopo che sono dei accipicchia, quindi siamo spiati, ci sono questi disturbatori. Però tanto rimarranno loro nella loro minima, non perché mi è piaciuto quello che ha detto Antonia prima e che, sul fatto della mentalità che riscontro sempre anch'io. Infatti, anche tra gli altri determinati, diciamo, ci sono ancora tanti che non hanno, cioè hanno acquisito le nuove conoscenze, così un po' di storia, un po' di burocrazia sovrana, eccetera, eccetera, o magari perché era il loro mestiere precedentemente, magari.
diciamo un po' più burocratico, eccetera, quindi sono stati facilitati di entrare in questo nuovo bacino d'utenza, perché loro sono un bacino d'utenza, e hanno mantenuto la mentalità positiva, cioè la mentalità della Matrix, perché non si capisce subito. Sfruttano la cosa perché magari credono di fare una cosa, hanno trovato un bacino di senso nuovo. Io ho riscontrato tutto. Si sente malissimo, io riesco a dire qualche sole, parola. Si sente piano. Vabbè, grazie, grazie. Faccio la crema. Forte parla per favore. Com'è? Ti chiedevo di parlare un pochino più alta voce perché si perdono le parole. Ah, ok, perfetto. E niente, dicevo, infatti la mentalità da cambiare è molto importante. La prima cosa, la libertà e la schiavitù ce l'abbiamo prima nel cervello. Quindi se sei schiavo, sei schiavo e non te ne accorgi. Quando chi se ne accorge, se lo sente da prima, infatti è una cosa che siamo chiari, io ancora non è una cosa che avevo sempre, anche se non conoscevo il termine autodeterminato, sovranità individuale, non lo sapevo ancora anni fa, però sentivo che c'era una cosa che non... E mi sono messa a cercare, cerca, e ho trovato appunto un po' di video, un po' di situazione, e poi da allora ho cominciato proprio a fare un grande spuncio di ricerca, di trovare vari testi, tante cose. E mi ci ritrovo finalmente bene. Questo è importante. Notare subito che avere a che fare con ci si capisce immediatamente. Infatti, come dicevi tu prima, nell'onore, nella comprensione è tutto molto semplice e leggero. Si capisce immediatamente. Quando non ci sono, quando ci sono troppe mentalità contorte, allora lì c'è sempre qualcosa. Giusto sotto, quando il ragionamento non è diretto, no? Ti accorgi perché c'è l'interlocutore che magari ti risponde, dico, ma perché mi fai questa impostazione, no, della frase tante volte? Un'impostazione che mira ad altro, dico, ma se io ti dico, tu mi devi rispondere in qualcosa, non mi rispondi tutte del genere. Un'altra cosa. Invece è così contorto, io non ho mai avuto il piacere, sempre chiudo là il discorso perché non mi piacciono i ragionamenti contorti, no. Quindi cerchiamo di arrivare subito al nocciolo. Hai detto proprio bene, contorto, e questa contorsione mentale, perché è una contorsione mentale, cosa fa? Scaturisce nella parola. Gli indiani d'America, visto che siamo una tribù, la nomino, gli indiani d'America direbbero lingua biforcuta. Esatto. Lingua biforcuta, parla con lingua dritta. Perché? Perché che cosa succede? C'è l'insinuazione. L'insinuazione continua, e fa come il martello pneumatico, ma sempre nella propria testa, e ti porta sempre più giù. Perché quella roba lì, ripeto, inquina la tua acqua. Infatti, nuotare al largo, quando vedi l'acqua. Quando vedi quello, quando vedi quello. Grazie, è roba vecchia, te la puoi anche tenere. E grazie di esserci venuta a trovare anche stasera. E la rivedremo anche giovedì, Eleonora. Ci faremo due chiacchiere. È un altro gruppo che abbiamo invitato e sta alla nostra tavola rotonda. Grazie, Leonora. Grazie a voi. Grazie. E questo ci dice che nel frattempo tutto procede. Tommaso, buonasera. Buonasera, Barbara. Buonasera a tutte e a tutti. Allora, questa sera, in pratica, a differenza di due giovedì fa, nel quale ero tornato per, diciamo, a partecipare in una Zoom pubblica per fare due cose, tutte e due belle, importanti, però poi sappiamo com'è andata e non ho fatto in pratica perché poi sono fatto tardi, eccetera, né ho salutato
tutte quelle anime, amiche, amici che non mi vedevano da un po' in Zoom, in chat pubbliche, e avevamo telefonato, insomma, con qualcuno ci eravamo sentiti, eccetera. E ne ha fatto l'altra comunicazione: che faccio questa sera? Poi, nel mentre sappiamo cosa è avvenuto nei giorni seguenti, nella settimana seguente, nei giorni seguenti, fino a stasera che sto ascoltando questa Zoom. E allora, eccomi qua, che come è mio dovere, faccio queste due comunicazioni a tutti voi, ok? A noi tutti. Allora, la prima, che è quella che poi è scaturita, la scelta è scaturita in questi ultimi 10 giorni, quanti sono, sappiamo, da giovedì, venerdì, l'altro, a stasera. In pratica comunico a tutti che, come mio dovere, sto esercitando e eserciterò miei diritti naturali inalienabili, tra i quali è chiaro che è incluso il diritto alla legittima difesa. Quindi questa è una comunicazione, evito adesso di parlare di fatti inconfutabili e inconfutati, e passo alla seconda comunicazione, che è quella che volevo fare giovedì prossimo. In pratica comunico a tutti che ho iniziato, e c'ho l'impegno con me, individuo della popolazione, delle tribù, della comunità in cui mi trovo, quindi del popolo, insomma, di noi, ok? L'impegno con me stesso, quindi con chi amo, me, mia sorella, mie fratelli e così via, è che ho avviato e continuerò a praticare per tutto il tempo la meditazione, che credo tu e tanti che stanno in coopera nelle sovranità e così conoscono che esiste. Che è, vabbè, quella lì che viene dalle Hawaii, Ho'oponopono. Quindi, poi è chiaro che Ho'oponopono non prevede l'annichilimento, diciamo, come si dice, la cassazione dei nostri diritti naturali inalienabili, quindi stanno insieme. Però dovere di esercire i nostri diritti inalienabili ce li abbiamo tutti. Ecco, invito tutti a esercire anche quello che è il diritto alla legittima difesa. Come tu, Barbara, sai che io esercito a Pescara e in qualche altra occasione, però è evidente che non l'ho sempre esercito e ho sbagliato. Ok? Riguardo le cose che si sono dette in questa settimana, io ho anche ascoltato affermazioni in Zoom pubbliche che coopera le sovranità, tipo quella dell'ordine, sono aperte, e quindi non è vero che ci stanno diciamo, delle porte e finestre chiuse. Quindi quello che si era chiesto io, che era venerdì, sabato, è in pratica di avere disponibile chi voleva partecipare, chi vuole partecipare a queste ultime azioni che sono state dette di popolo, sono state narrate di popolo. Allora, in pratica io, già tu e chiunque conosce la lista del Remedy, che è stato presentato ai diretti, insomma, a donne e uomini che c'entrano, quindi io non ho pubblicato niente in Zoom e in chat pubbliche di quello che si conosce, chi lo conosce tanti fatti dal 2021 a, insomma, tempi recenti. Allora, praticamente coopera, che sappiamo ci hanno provato in tanti, e io
sto sempre in attesa che sia aperta, che sia davvero uno spazio del popolo, tutto qua. E che quindi anche tutte le cose che sono arrivate al popolo, che stanno segregate lì dentro, perché sono state bloccate lì dentro, censurate, comprese quelle dell'azione che ha portato la NED, ONU, eccetera, eccetera, UE, BCE, insomma, sappiamo tutte le agenzie dell'ONU dove sono. Sentivo parlare stasera anche di un affidavit di una NED per l'acqua. Fai parlare di questo pure. Comunque, stavo dicendo, in pratica, ecco, auguro a tutti noi che presto Coopera e tutto ciò che c'è lì, tutto l'archivio integrale di Coopera sia disponibile, sia aperto a poco. Ok, grazie e un abbraccio a tutti, tanti auguri a tutti noi. Grazie Tommaso, sei stato un esempio lampante di ciò che ho detto tutta la sera, cioè, ti ringrazio proprio, cioè, sei proprio l'esempio lampante di ciò che ho detto. Coopera è sempre stata aperta, ti prego di non fare botta e risposta perché non c'ho proprio fantasia. Coopera è sempre stata aperta, lo possono dire. Scusate, quanti siamo stasera? 95. Coopera, potete alzare le mani per favore? Coopera? Potete alzare tutti quelli che stanno dentro Coopera, potete alzare le mani per favore? Tu potresti anche abbassarla, Tommaso, perché non ci sei più in Coopera. Prego, prego, chi è in Non Coopera? riesco. Grazie, Arianna. Oh, guardate quante mani si alzano. Allora, io la alzo così, va perché non mi si alza la manina. Va benissimo, E tesoro, poi non è un vorrei problema. anche dire qualche cosa dopo a Tommaso, cortesemente. Sì? Allora, vedete tutte queste mani? Forse voi non sapevate che tutte queste mani fossero dentro Coopera, ma guardate che non sono tutte qui. È arrivato Sergio Claudio, che c'è anche lui per la Puglia. Come si entra in Coopera? Potranno dire tutti gli uomini e le donne che stanno qui con le mani alzate come sono entrati in Coopera. Ah, lo sapete a chi lo chiedo? Non perché, ma perché è uno di quelli tecnici, proprio tecnici. Davide, tesoro, lo so che mi odierai Certo. profondamente in questo momento, ma ti chiedo, come siamo entrati tutti in Coopera? Come si entra in Coopera? Se voglio entrare in Coopera, come entro? A me mi ci hai tirato dentro tu. Ci ho tirato un po' dentro tutti. E sono Sì. una di quelle che dice che Coopera deve rimanere aperta, perché lo è sempre stata aperta. Come faccio a entrare in Coopera? Chi ce lo dice? Chi ce lo dice? Claudia, ce lo dici tu come si entra in Coopera? C'è Io Pino che lo dico. di Terra Campana, c'è Gino di Terra Friulana. Posso dire io? Oh, Antonia, tu sei una delle ultime che sei entrata in Coopera. Come Appunto. ti abbiamo accolto? Intanto benissimo. So io che mi sono trovata un po' spiazzata, ma a livello nel senso che volendo aiutare, quindi mettermi all'opera, mi sono resa conto che probabilmente non ero ancora, diciamo, molto in grado, specialmente a livello tecnologico, eccetera. Per cui io mi sono resa conto che entrare in Coopera significa dare un contributo, ma sostanziale, quindi attivo. Quindi, ritornando alla domanda principale, come sei entrata, avendo fatto tutto il percorso, avendo in qualche modo, diciamo così, compreso, l'admine della mia terra mi ha proposto di entrare in Coopera perché ha intravisto evidentemente qualcosa che avevo, no? Che ero riuscita in qualche modo, ecco. E nonostante questo, io ripeto, cioè, ho tanto da imparare e tanto sto imparando, ecco. Però è bellissimo perché sei attiva, impari, poi giustamente questo lo porti anche fuori. Quindi per chi ha bisogno, per chi fa domande, questo in qualche modo capita sulla Terra, come può capitare nelle altre chat, di dare anche delle risposte. Quindi sono contenta che più prendo informazioni, diciamo, anche da Coopera, quindi da persone che sono più esperte, perché hanno fatto un percorso, perché comunque sia sono più, hanno dei valori
diciamo nelle competenze, chiamiamole competenze maggiori, quindi c'è da imparare. E il primo intento è quello di portarlo. Imparo e porto, imparo e porto. Ecco, questo è coopera. Grazie Antonio. Invece, siccome tu sei una delle ultime che sono entrate, ma c'è qualcuno che si è gustato coopera da tanto tempo, guarda, c'è qui subito Eleonora e Anna. Ecco qua, c'è Eleonora e Anna. Vorrei per cortesia che anche loro dicessero qualcosa perché sono un po', non sono gli unici che sono dentro la coopera da tempo, ma sono, diciamo, da tempo memore, Eleonora, e poi se a piacere anche Anna. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, io qualche mese fa sono uscita dalla chat di Coopera, ma in realtà sono ancora in Coopera perché sono operativa come lo sono stata negli ultimi 3 anni, ok? Quindi vengo costantemente aggiornata di quello che accade nel popolo. E la mia scelta di uscire dalla chat è stata sia per potermi dedicare maggiormente a quello che sento essere adesso il mio ruolo nel popolo, che è la sovranità dell'interazione, ma anche per dare un po', uno scossone, perché nell'ultimo anno soprattutto, ma direi anche negli ultimi 2 anni, eravamo arrivati al punto che erano sempre i soliti 50 che operavano, quando invece dentro Coopera ce ne sono molti altri, oltre 100 di membri, ma questa è un'altra storia. Cosa vuol dire essere in Coopera? È un onore, certo, perché vuol dire mettersi pienamente a servizio del popolo. E per pienamente a servizio intendo che quando c'è necessità di creare delle azioni, vuol dire anche aprire una Zoom la mattina alle 9 e chiuderla alle notte alle 2, avendo a malapena il tempo di andare in bagno e mangiare qualcosa. Chi ha partecipato attivamente alla creazione degli atti di riconciliazione può testimoniare che per settimane intere siamo andati avanti, veramente full immersion, a Zoom quotidiane di oltre 12 ore di opera, ok? E vi garantisco che è bello perché si impara tantissimo, ma anche estenuante. Quindi è sì un onore perché ci si mette a servizio del popolo, ma è un onere, non è una passeggiata. C'è qui Claudia Cicchese che penso si ricorda il giorno in cui ha chiesto. Si è proposta di entrare in Coopera e ovviamente l'abbiamo accolta tutti quanti. E io, nel mio cinismo tipico maremmano, le ho detto: Tesoro, benvenuta. L'ha voluta la bicicletta? O pedala adesso? Perché non è una passeggiata, ok? Non è una passeggiata per la mole di opera che c'è da fare quotidianamente, il sostegno alle terre, le emergenze, le azioni da preparare, la gente che ti chiede spiegazioni a tutte le ore, tutte le ore del giorno e della notte. A me sono arrivati messaggi: dove trovo il military order di sabato sera alle 23:30? Ok? È successo anche questo e va bene. E poi anche sentire poi, no, queste chiacchiere sotto, come ho sentito diverso tempo fa, che coopera un'elite, recentemente un castello chiuso, una reggia. Allora, io rinnovo l'appello a tutto il popolo, ma non solo per coopera, soprattutto per le sovranità. C'è veramente una grandissima necessità di rimboccarci le maniche, perché come ho scritto in qualche commento in chat, noi abbiamo affermato, notificato sotto forma di dichiarazione giurata, in forma di affidavit,
che siamo autodeterminati, quindi pienamente capaci, con piena capacità giuridica, di custodire questo pianeta. È arrivato il momento che lo dimostriamo, non solo a parole. Lo dobbiamo dimostrare. Allora c'è veramente una grande necessità che ognuno nel popolo che sente di avere un talento, qualunque esso sia, che si rimbocchi le maniche, alzi la manina e dica: io so fare questo e lo voglio mettere a servizio mio, primo, e del popolo tutto. Cosa devo fare? Quindi entrare nelle sovranità e iniziare a operare. Ma veramente farlo, veramente farlo. Perché è facile fare le chiacchiere da bar e dire: copra le sovranità, sono un'elite, sono un castello, sono questo, sono quest'altro. E poi quando c'è da fare, quando c'è da trovare qualcosa, fare una ricerca, chiedere un chiarimento, ci si rivolge sempre a quei 50 che sappiamo essere di riferimento, che va bene, va benissimo, siamo tutti qui a supportarci l'uno con l'altro. Ma c'è bisogno di fare, veramente, c'è bisogno di fare in piena responsabilità. Quindi, e abbiamo bisogno di aiuto, io non so più come dirlo perché siamo tutti molto stanchi, osserviamo fuori che c'è ancora veramente un grandissimo da fare. Questo pianeta e la gente contenuta, compresi gli animali e le piante, hanno necessità che mettiamo in pratica quello che abbiamo dichiarato di essere capaci di farlo. Adesso è arrivato il momento di manifestarlo. Basta chiacchiere, veramente. Basta chiacchiere, per favore. Basta. Non lo so. Grazie. Che altro dire? Passo la parola ad altri. Grazie. Buona serata. Grazie. Allora, intanto le terre sono qui. Le vedete? Lo vedete coopera? È esattamente, sono quelli che vi rispondono sulla terra. Come si entra su coopera? Guardate, come dice Leonora, avete voluto la bicicletta, poi pedalate, ma su coopera semplicemente si entra perché vi occupate della terra. Vi occupate della terra e immediatamente siete già in coopera. Ah, quando non sono in coopera e dentro la chat coopera, ma sto aiutando qualcuno sulla terra, sto parlando, sto essendo, io sono già coopera. Sono già coopera. Perché noi siamo coordinata cooperazione. L'evento di io sono è la coordinata cooperazione. E quello che diceva Eleonora, queste voci, e l'elite, e le sovranità, questa roba qui è sistema, e è il sistema dentro di noi che non vogliamo vedere. Perché? Perché è più facile puntare il dito. Tu mi hai fatto quello, tu mi hai detto quell'altro. Ah, ecco, questa roba qui, se venisse silenziata, saremmo già nel nuovo mondo. Allora, se Franca voleva dire qualcosa, gli altri gli altri uomini e donne con le mani alzate, se volete rimanere con le mani alzate e parlare di qualcosa, tenete le mani alzate. Altrimenti, se no, non ci Vai tu, rispondi. Barbara, perdonami, Sì, fai pure Franca, Barbara. infatti stavo dicendo che tu volevi dire No, qualcosa. fai parlare perché sono al telefono un attimino, ma vi Ah, ok, allora ascolto. lascio la parola. Ok? Poi lo dico, quello che devo dire lo dico, ok? Certo. A Claudia e poi a Gino, che è un altro veterano di coopera. Prego, Claudia, o Valerio, non lo so chi dei due vuole parlare. Te. Buonasera a tutti. Tutti questi bellissimi rettangoli, tutti piccoli pezzetti del mio essere. Bellissimo, straordinario. E che devo dire? Devo dire che giustamente, oltre la bicicletta, c'è una grande responsabilità. Ma è una responsabilità che parte dal cuore. Il cuore. E quando il cuore che è collegato alla mente, perché non è vero che la mente mente, la mente è molto importante,
perché lì dentro bisogna anche saperci guardare e cercare. Quando ci si presentano le dinamiche che a noi ci sembrano oramai lontane, è sempre un pezzetto, è sempre l'inaccoglienza, è sempre il benvenuto, proprio perché mi lo ricorda. E io in quel momento rivedo me stessa. Presentarsi avulsi, puliti, trasparenti, senza giudizio, con l'osservazione, è chiaro. È l'unica modalità che a me mi permette di potermi osservare. Ed è una grande gioia, è un gran da fare. Ma se questi momenti non avvengono, non ci si presentano, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non torna se queste anime non arrivano più. Significa che il mio cuore è perso magari solo da una parte e non vede più tutte le altre parti come su questo schermo, che è un puzzle del cuore. Coopera, coopera Barbara Banco. Io, siccome sono sfacciata, gli ho detto: Barbara, io voglio entrare in coopera. E Barbara mi ha detto: pronti? Ma Dopo di la 2 minuti, verità, quante volte te l'ho chiesto? una volta sola, dico pronti subito. Ma la cosa più bella è stato il signor Marco Vignozzi, che dopo un pochino mi telefona e mi dice: senti un po', ma tu che vuoi fare dentro Coopera? Voglio fare quello che sto osservando adesso. Barbara e noi. Noi siamo Barbara. Io sono cresciuta tantissimo, ma anche Barbara è cresciuta tantissimo. Tutti siamo cresciuti, senza parlare poi della Franci, che è diventata una roba, come studia. C'è da studiare, da osservare. Quindi, 2 secondi e poi chiudo quello che nella terra, come dice Barbara, i contatti, ti mandano i filmati, chi si mette a piangere, chi perde l'orientamento. E quindi noi, ognuno di noi che coopera, è un legante, è un legame, è una cosa che non è successo niente. Noi ci siamo, il popolo c'è. Siamo il 60% che non ha votato, io faccio parte di quella adesso, guarda un po'. Ci abbiamo da dire un sacco di roba, mo, eh? Ma Quindi io magari mi... fossero il 40 che sono andati a votare, ma quale? Ma dove? Quindi ragazzi, coraggio, che non è il vortice, diciamo che siamo, secondo il mio punto di vista, all'esterno, siamo già fuori, perché altrimenti non lo potevamo osservare, l'abbiamo detto, quindi l'abbiamo già visto. Quindi fare, 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 con il cuore, sempre. Grazie a tutti, scusate della solfa. Ma quale solfa? Ma Dai un che ne abbraccio a so? quell'uomo meraviglioso vicino a te, va. Ah. Quell'uomo meraviglioso, Ciao Barbara. l'amore mio. Un artista quest'uomo, poi chi lo conosce lo sa. Allora, perdonatemi. Marco, scusa, visto che hai alzato la mano, io devo scendere un attimo da mio padre. Vi sta bene, però devo aiutare la mia mamma a metterlo a letto. Quindi vi lascio, tanto ci avete Marco, meglio di lui, che la guida lui, coopera, se coopera, assoluta integrità. Arrivo subito, perdonate l'assenza. Un abbraccio a papà! Allora, anime belle, aspettate, chiudi il computer. Scusate perché c'è un ritorno, perché c'è il computer acceso e là abbiamo anche Riccardo, Tere Laziali, eccola.
Poi c'è anche mio fratello, da quelle parti là, sì, non so se lo inquadrato, ok. Annabella. Ciao Ricca, ciao Riccardo, ciao Ale. Ciao. Ricambiano, ricambiano. Allora, stasera c'ho la mia postazione è cambiata, sono orizzontale, ma motivi tecnici. E io ho ascoltato con molto interesse tutto quanto, dunque poi vi darò anche diciamo, il mio punto di vista. E stavolta, visto che siete stati molto bravi nella parte spirituale, cioè nell'osservazione anche animica, io invece farò il macellaio stasera, con tutto il rispetto, sarò molto più terra terra. Gino, prego, visto che ci sono. Io adesso io sto dal telefonino. Nella sequenza io vedo Gino e forse Maria Franca, non lo so, perché non riesco a vedere bene dal telefono. Dunque, No, fate voi. c'è Gino e poi ci sei tu, Marco. Okay, ma no, non dovevi parlare tu prima? Che stavi al telefono, ma hai finito? No, no, io aspetto da ultimo, vai, Marco. Aspetta da ultimo. Prego, Gino. Allora, come si entra in opera? Allora, io intanto quello che voglio passare è dire è come sono entrato io in opera, cioè come è successo a me questa cosa qua. È chiaro che dovrò stilizzare molto perché dal 2021 adesso è tanta roba, no? Soprattutto anche all'inizio quando uno conosce il percorso del NOIE, il percorso di OPPT, il percorso di autodeterminazione, di percorso coscienziale, tutto insomma, no? Ok, allora io sono entrato nelle Terre Friuli per curiosità guardando qualche video, naturalmente un po' come molti di noi, ho detto ma guarda qua chi è sta qui, ok, ho cominciato ad ascoltarla, poi taglio un pochettino, se no sono entrato nelle Terre Friuli grazie a una grandissima anima. E ho cominciato subito a darmi da fare, a capire, a cercare, a vedere, ad aiutare a organizzare gli eventi, a presentarmi, diciamo, in presenza ai quelle piccoli incontri che facevamo indicativamente uno ogni 2 mesi o ogni 3 mesi o telefonicamente nelle Zoom, eccetera, eccetera. E sono entrato un po' in tutta questa cosa qua. Poi, visto, diciamo, il mio interesse che ha dimostrato un po' di impegno anche nel cercare di capire, di aiutare, eccetera, eccetera, nel rendermi disponibile nella cooperazione, ok, mi è stato proposto se volevo diventare admin della Terra, visto che ero tanto presente, io sicuramente ho detto, oddio, cos'è tutta questa, cioè, calma, prena, io non so, boh, non sono preparata, non sono. E invece poi alla fine ho accettato volentierissimo, con molto piacere anche per essere stato, diciamo, individuato come un'anima giusta, insomma, per fare quello che ho fatto. Ecco. E una volta entrato, ho cominciato a darmi da fare ancora di più e la cosa mi è piaciuta molto. Poi, continuando a seguire tutti i convegni e gli eventi di Barbara, continuando a riascoltare anche quelli passati che non avevo ascoltato, eccetera, eccetera, dentro di me la centratura è diventata sempre più, ma non solo la centratura, proprio io mi sono riscoperto in tutta questa cosa qui, ok? E quindi sono esploso in un mondo che mi era stato offuscato da una nebbia che sappiamo un po' tutti di che nebbia sto parlando, no? Poi ognuno a modo proprio vive, diciamo, questa purificazione di questa nebbia, cancellare insomma questa cosa qua che ci ha tenuto un po' nascoste le verità. Ok, detto questo, si è venuto a sapere logicamente che tutti gli admin di terra, ok, potevano entrare in coopera per logicamente lavorare attivamente, no, individualmente, nella creazione dei documenti, comunque nel portare diciamo, da una forma, diciamo, di unione di tutti gli admin di tutte le terre italiane, le varie notizie alla propria terra, che è una cosa molto, molto bella e molto importante, perché così praticamente tutti sono in coopera
Cioè, le tempistiche sono differenti, nel senso, io lo so oggi, domani lo sai tu, o addirittura il giorno stesso, se io ho una notizia da Coopera e si può, perché è completa, si può divulgare all'interno della Terra, una volta che è completa, si fa, che poi comunque, come sappiamo, viene sempre tutto comunicato con le zoom di resolution, anche con le zoom di assoluta integrità, eccetera, 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 eccetera. Cioè non c'è nessuna censura, nessuna forma di elite o cose di questo genere. Anzi, è un insieme di anime che hanno una voglia matta di collaborare. Io, ad esempio, adesso sono il mio momento che ho qualche impegno familiare e sono un pochettino, non dico assente, ma non riesco a dare un po' tutta l'attenzione che davo prima. Ok, però sì, quando sarà il momento si ricomincerà a fare questa cosa. Ecco, questa è stata un po' la mia esperienza di come sono entrato in Coopera e diciamo di come si entra in Coopera. Ma non è una porta dove metti un biglietto o una cosa, come posso spiegare, una cosa che se ce l'hai entri, se non ce l'hai non entri. No. È una porta sempre aperta. Il tuo fare, il mio fare, il nostro fare ci porta logicamente sul palco, ovviamente, no? Se possiamo così definirlo palco, ma è un palco aperto a tutti, è un palco che quando uno deve recitare la sua parte, va lì e la recita, ok? È ovvio che se subentra l'ego e subentra chi dice ma tu sei là, quindi puoi, tu sei... Cioè, quelle cose lì sono stupidaggini, sono cretinate, scusate se ve lo dico proprio così francamente, perché non c'è un blocco per entrare in Coopera, non serve un permesso per entrare in Coopera, non si è mai servito. Se uno arriva lì, arriva perché ha fatto la strada giusta, fine stop. Non c'è non è un premio, un regalo, anzi, ti fai il culo così, cioè, come dicevamo prima. Abbiamo fatto soprattutto all'inizio 2022, 2021, 2020, in parte del 2023 a creare tutti i documenti, no? Ma tutti, la nazione, l'affidavi il governo, cioè proprio dall'inizio, ragazzi, c'è stato un lavoro dietro che è stato meraviglioso in un'atmosfera spettacolare, perché man mano che noi, ognuno di noi portava la propria, diciamo, capacità, la parola giusta nel momento giusto, il vocabolo, l'espressione, eccetera, eccetera. Ognuno di noi imparava qualcosa all'interno di Coopera. Coopera è meraviglioso. Coopera è meraviglioso, ma va fatto tutto col cuore, mi raccomando. Cioè, sempre in amore, sempre col cuore, sempre con diciamo, orecchie e occhi sempre belli aperti per apprezzare tutto quello che arriva, implementare la nostra chiamiamola formazione, insomma, la nostra informazione, non formazione, informazione che ci entra, e comunque avere la mente aperta, perché logicamente io posso avere la mia idea in base diciamo, alla mia esperienza di vita, al mio lato caratteriale, alla mia esperienza spirituale, coscienziale, eccetera, eccetera. Qualcuno può averla leggermente diversa, ma non va messo come lui non ha capito o cose di questo genere. Assolutamente no. Cioè, è tutto veramente perfetto, è tutto perfetto perché ogni tanto ho io la parola giusta, ogni tanto ho l'idea, ogni tanto no, ogni tanto c'è da qualcun altro, ma quando arriva anche da qualcun altro. Ma a me vengono i brividi perché dico, porca vacca, ma guarda cosa ha tirato fuori questo qui, è fantastico. Cioè, siamo veramente un popolo meraviglioso. Non facciamoci portare, trascinare dall'ego. L'ego è una cosa, bella anche quella, va controllata, non è che noi la possiamo eliminare completamente, no? Cioè, fa parte dell'esperienza umana, della materia, eccetera, eccetera. Non facciamoci trascinare dentro in dinamiche che possono bloccare la creatività degli altri, soprattutto, oltre che la nostra. Ok? Che poi la creatività degli altri è la nostra. Questo è da tenere ben, ben saldo dentro di noi. Quello che fanno gli altri è quello che facciamo noi. Se blocchiamo gli altri, blocchiamo noi. Ecco, questa è stata un po' la mia esperienza di come sono entrato in questo bellissimo mondo, di come ho riscoperto me, te, tutto quello che, diciamo, ho vissuto e sto continuando a vivere
in questo bellissimo, in questa bellissima esperienza che è la vita, questa vita qui, logicamente, materiale, eccetera, 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 che poi mi lascerà sicuramente un bagaglio, il bagaglio che porterò via quando passerò dove andrò, andrò, insomma, quello che sarò, sarò. Sicuramente questa l'esperienza che ho avuto la possibilità di godere, soprattutto in coopera, ma con tutto il popolo del Noiè, tutto, tutto, ma anche quello al di fuori che ha portato incertezze, dubbi, problematiche, eccetera, eccetera. Tutte queste esperienze qua io me le porterò via con me, perché sono quelle sono quelle che ci preparano al dopo, ragazzi. Io la vedo così. Poi questo è un mio sentire, è un mio vedere, ma probabilmente anche di molti altri. Oh, spero di non essere stato troppo lungo, sicuramente potrei stare qua a parlare qualche giorno. Marco, cosa dici? Per me va bene, io oggi sono molto in ascolto, dunque Ok, senti, Max. condivido quello che hai detto. Fermo qua perché sicuramente magari ancora qualcuno vuole dire qualcosa, ok? Grazie a tutti, grazie, grazie, grazie veramente a tutti. Grazie Gino, grazie. Allora, adesso non so se dopo di Gino c'è Maria Franca. No, c'è Stefano e Roberta. No, c'è Francesca. No, ma c'era Francesca, c'è Francesca. prima Stefano e Roberta. Però è passata Francesca Salvadori. Salvador. Salvador. No, no, Roberta Era dice Francesca. c'era prima Francesca. Sta tornata. Marco, se ti vuoi riposare puoi farlo. A meno che non vuoi dire qualcosa. No, no, dopo, lasciamo parlare, voglio sentire, sono interessato. Prego, Francesca, buonasera. Buonasera, allora io vi sto ascoltando. A me a volte l'idea di entrare in coopera mi è venuta sinceramente, però io, aspetta, mi rendo conto che io sono completamente fuori dai documenti, dall'aspetto giuridico, cioè l'aspetto giuridico io l'ho bypassato, perché quando l'ho visto, l'ho fatto, no? Ho fatto i documenti, ho affrontato tutta la mia questione, pignoramento, eccetera. Io là ho visto proprio, l'ho detto già, il mostro, ma anche la banalità del mostro. Quindi, se diciamo che chiamiamolo il mondo nuovo, chiamiamolo come volete chiamarlo, insomma, quello che dove vogliamo andare, dove per certi versi già siamo, lì, questa, diciamo nel mondo naturale, ok, dove ci sono donne e uomini, lì tutta questa parte giuridica non c'è. Perché se siamo in quel mondo, lì tutta questa questione giuridica non c'è, c'è solo la legge naturale e si fa in fretta a capirsi. Quindi per me l'ho proprio resettato. Mi viene il fastidio a entrare a leggere tutte le parti giuridiche, le norme, eccetera. Mi viene proprio il fastidio. È come se avessi un vuoto proprio dentro. E vale anche per tanti altri aspetti della realtà, chiamiamola realtà. L'ho cancellata, anche la storia, io mi rendo conto che l'ho cancellata. Per cui mi sembra come che non avessi, di non aver mai studiato. Purtroppo succede così, perché decidi che ti metti in questa anoressia mentale. Ma guardo avanti, cioè quello che scrivo io. E quello che penso e come mi muovo, nonostante anche io ancora mi arrivano davanti delle situazioni così, non facili, però non riesco a tornare indietro, capito? Quindi ho provato anche a mettermi nella chat salute, dopodiché sono uscita, anche perché ho poca pazienza, me ne rendo conto, ho poca pazienza. Tutto questo mondo del pensare, del mentale, non riesco più a starci dentro. Però per portare il mio pensiero, sì, tante volte mi è venuta l'idea. Ecco, questo. Grazie, della serie me la sono fatta passare, giusto? Fino dall'idea me la sono fatta passare. No, No, va no, perché benissimo, sto mi stuzzica, scherzando, sto eh? scherzando, sto Mi scherzando. stuzzica sempre l'idea, perché capisco anche che
Quello che scrivo, che penso, che passa per la mia testa, va anche confrontato, ecco, non è che chissà che roba, cioè, però lo devo anche poter mettere a misura con gli altri, assolutamente, questo. Ma mi accorgo che dopo tante volte non ci sono più parole per certe cose, proprio non ci sono più parole. Perché tanti tasselli in questo mondo naturale non ci sono più quelli di prima. Quindi prima o dopo arriverò. Però l'idea mi viene, ma chiaramente non entrerò in discorsi giuridici. Ecco, questo. Grazie, grazie. Robby, Robby. Buonasera a tutti. Sì, io volevo dire appunto la mia. Io e Stefano sono un anno e qualche mese che siamo in coopera e ci hanno tirato dentro. Sempre Barbara ci ha tirato dentro. E all'inizio anche noi eravamo molto, non sapevamo bene cosa fare. Allora, sinceramente, io sono quella meno attiva, lo dico meno attiva nel senso che sono meno competente a fare, soprattutto col computer, ok? Quello più attivo è Stefano, che lui, anche per il mestiere che fa, è più attivo nel produrre documenti, eccetera. Anche per la partita IVA, insomma, è più competente, ne sa di più. Ma quello che volevo dire io, appunto, è che vedi, nonostante io non sia molto competente, sono in coopera, come c'è altra gente che diceva appunto Leonora Peruzzi, che è in coopera ma che non è molto attiva. Con questo cosa voglio dire? Che mi vorrei soffermare di più in quello che non deve entrare in coopera, non in quello che deve entrare, in quello che può entrare, quello che non deve entrare in coopera. In coopera non deve entrare la menzogna, in coopera non deve entrare l'invidia, non deve entrare il pregiudizio, non devono entrare tutte queste cose che noi abbiamo cancellato, perché essendo in legge naturale, non ci stanno più dentro a queste cose. Ecco, poi per il resto, l'accoglienza, le braccia sono aperte a tutti, ma ci sono dei valori. Se vogliamo essere veramente in legge naturali, quelli che diciamo dobbiamo essere incarnarvi. E questa è la cosa, secondo me, essenziale. E la responsabilità illimitata e il da fare, perché comunque è vero che io non sono tanto competente nel produrre documenti, però mi do da fare anch'io e soprattutto sono, ecco, bisogna essere. Quello che si dice e che si scrive sui documenti. Questo volevo dire. Tu lo sai che io ti amare, vero? Bella tanto. Allora, intanto vi ringrazio tutti. Vi voglio dire ancora due cose. Allora, la prima riguarda il corso di respiro che Gracie sta donando al popolo. Allora, lei sta facendo un corso, lei stessa, con maestri di tutto il mondo di respiro. E domenica, questa che viene, quindi 15, anzi il 16 è domenica, giù lei scenderà da San Benedetto del Tronto fino ad Acuto e donerà a tutti quelli che vorranno partecipare, diciamo, una sessione di respiro. Lo sta facendo per far conoscere questa cosa, lo sta facendo per la sua. Diciamo per imparare sempre meglio dalla teoria alla pratica e non c'è stasera perché sta facendo il corso quindi con la scuola e mi ha chiesto di portare questa informazione e questo dono per tutti. Chi vuole partecipare è benvenuto, è di domenica, quindi è chiaramente rivolto prima di tutto alla Terra Laziale perché sono più vicini,
ma a tutte le terre, quindi chiunque voglia andare si metta in contatto con Marco, o ditelo a me, insomma, o contattate Gracie, però sarebbe meglio uno, così poi sappiamo quanti siamo, quindi o me o Marco, o guarda, adesso coinvolgo pure Franca perché c'è una mano alzata e visto che c'è, che se, di solito lo fa lei sta roba, quindi, o Franca, o Maria Franca, e durerà qualche ora, quindi, e possiamo approfittare del fatto di stare insieme, quindi fate un sacchettino, un portaparty e andate a stare insieme in terra laziale, chiunque può venire. Grazie, intanto questo per chi ha partecipato agli incontri di crisi è già rimasto super contentissimo perché poi non è soltanto un lavoro di gruppo, ma poi è un lavoro individuale, quindi lei lavora prima col gruppo e poi individualmente, quindi è qualcosa che arriva molto profondamente. E quindi, bene, io penso di aver detto tutto il possibile per questa cosa, perché non ho ancora partecipato io direttamente e non potrò partecipare perché domenica sono in terra veneta ad abbracciare i fratelli e sorelle della terra veneta e tutti quelli che poi mi raggiungeranno. E quindi sosteniamo la coordinata cooperazione. Questo è un dono che ci fa Gracie, grazie. E approfittate di questo dono, perché se no un dono, se non c'è nessuno che lo accoglie, che dono è? Che ci si fa con un dono che nessuno vuole? Ok? E seconda cosa, e questa è avvenuta così, mi hanno comunicato che Valentina Fusco è stata arrestata, e me l'ha comunicato Gianni, sono andata un attimo a guardare e popolo vi comunico che io ho detto, gli ho scritto sotto il video che noi ci siamo, se serve aiuto noi ci siamo, penso che siete tutti d'accordo, no? Su questo, come sempre, noi ci siamo. Quindi se avranno necessità del nostro sostegno, noi ci saremo come sempre per tutti. Franca, prego. Allora, intanto buonasera a tutti e voglio ringraziare questo meraviglioso popolo che ha esternato la sua esperienza che vive tutt'oggi dentro Coopera. Io sono entrata in Coopera che ormai è 3 anni, devo dire che sono molto contenta di esserci entrata perché mi ha fatto crescere tanto. Io Coopera l'ho veramente vissuta come una scuola, un tavolo grande di lavoro dove meravigliosi uomini e donne hanno messo al servizio veramente le loro competenze e quindi posso solamente dire grazie. Certo è che concordo con quello che ha detto Roberta, che dentro Coopera non deve più esistere, ma non solo dentro Coopera, secondo me. In nessuna chat deve entrare questi rumori di sottofondo, questi bisbiglii di cose effettivamente non belle. Io però un appello lo vorrei fare a Tommaso, a parte che non ho capito veramente che cosa le sue richieste stasera, però voglio dirgli una cosa, voglio dirgli una parabola di Gesù e che vorrei che ci riflettesse sopra. Allora, non contamina quello che entra dalla bocca dell'uomo, è quello che esce dalla bocca dell'uomo che contamina tutto, l'amore, il cuore. Quindi bisogna veramente che queste cose finiscano. È arrivato il momento di dire basta. Ci sono tante porte aperte e se non ci va bene, basta prendere un'altra porta e andare in un altro cammino. Basta. Perché veramente ci stanchiamo. Dobbiamo provare amore, gratitudine, che se ad oggi abbiamo dei documenti pronti, azioni che ad oggi chi entra ha tutto pronto, lo dobbiamo veramente a queste sorelle e fratelli che hanno messo anche da parte la loro vita familiare per essere al servizio del popolo. Senza mai un lamento, è fatto veramente con amore.
Quindi io dico, mi sento di esprimere, forse tanti non sarete d'accordo, che chi porta queste energie, che io in queste energie non ci voglio più stare, energie negative, io l'accompagnerei direttamente alla porta. Punto. Grazie di avermi ascoltato e vi amo a tutti. Ciao Claudia, sei meravigliosa! Grazie Franca, grazie. Allora, abbiamo ancora una decina di minuti. Marco, volevi parlare, dire qualcosa? Non ci sono più mani. Ah, c'è la mano di Tommaso alzata. Prego, Tommaso. Tommaso, scusa, posso dire una cosa? Perché mi devo agganciare con la Franca e anche con Gino, che mi ha risuonato tantissimo, tantissimo. No, parlando di Coopera e parlando di tutto il lavoro fatto e che si sta ancora facendo. Ma Coopera, diciamo. Adesso è difficile esprimere quello che... allora, Cobra esiste perché c'è il popolo. Tutte le azioni, tutte le vessazioni, tutto quello che noi abbiamo potuto vedere, osservare, il popolo ha forgiato Cobra. È come quando io incontro il sindaco e gli dico: sindaco, lei è sindaco perché ci stanno i cittadini. Quindi chi è fuori e che si sente fuori, in realtà è parte integrante di Coopera. Mettiamocelo bene in testa. Mettiamocelo bene in testa. Grazie. E mi era venuta così questa. È E vera. amare. Grazie, posso, dico una cosa, Tommaso, ti do subito la parola. È più che vera questa cosa. Perché? Perché, ma Coopera che cos'è se non è il popolo? Ma cos'è? Ma che è una roba staccata? Che è il Ministero d'Economia e Finanze? Che è Coopera? Coopera è semplicemente Coopera. E quando facciamo le serate di assoluta integrità e resolution, ma che cos'è? Ma cos'è? Quando fate gli incontri sulle terre, quando vi incontrate col vicino dei campi, ma cos'è? È Coopera. Prego, Tommaso. Allora, non è una replica a nessuna delle equazioni che sono state fatte adesso dopo dell'intervento precedente. Non è, Maria Magna, tu hai detto che ho fatto le richieste, non ho fatto nessuna richiesta, ho solo fatto due comunicazioni e visto che ho ascoltato anche le ultime Zoom pubbliche in alcune Zoom della settimana scorsa, dichiarare che, come si è detto pure stasera, che Coopera è aperta, eccetera, eccetera. Io semplicemente ho chiesto, ma fatta una constatazione, è aperta quando? Ok, io non parlo per chiacchiere da bar o per narrazioni che ne girano tante in giro, già nei media e così via, non sappiamo. Parlo per esperienza diretta, vissuta, non me l'hanno raccontato nessuno, ok? La verità, sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, è l'unica cosa che conta, l'amore, ok? La verità, insomma, la libertà, la vita, e paziente. Conosciamo tutti quelle che sono le leggi superiori, conosciamo tutte OPPT, la Declaration e tutte le cose, la legge scritta legittima che ci abbiamo impiegato giorni, intere giornate, intere, insomma, anche a volte intere nottate, quindi sapete, parlo non per sentito dire, ok? Grazie, tanti auguri a tutti, a presto. Che quello che avveniva fino al 10 febbraio scorso in Coopera e nella zona dell'ordine in particolare, perché io posso, non parlo per sentito dire, posso solo dire cose che di cui sono testimone, cose
evidentemente gravi, molto molto gravi, che però il popolo non conosce, perché se viene fatta una relazione, come fa a conoscere il popolo, i fatti, la verità? Ok. Io auspico che entrate e uscite anche dalla sovranità, dalle cose, ecco, e che comunque non siano cancellate, non siano, cioè, quello che sono anche le, diciamo, le testimonianze, le cose emanate dentro quegli spazi da tutti, ecco, che siano disponibili per chiunque sia interessato, ok? Io ho usato una mano già giorni fa, mesi fa, l'ho detto, ripetuto, non è una richiesta, è una emanazione. Poi chiunque si sente in diritto di prevaricare, di fare quello che ha fatto fino a ieri, lo può fare, è libero, io non sono certo io. Cioè, noi non siamo salvatori di nessuno, possiamo salvare solo noi stessi per incentivare tutti, insomma. Salvando noi stessi, ognuno di noi che si salva, salvato poi in effetti anche il popolo. Tutto. Grazie. Buonasera a tutti. Io ti salto, Tommà. Marco, vuoi dire qualcosa o faccio parlare Michele e Cristina? Ma c'è Barbara, Allora. che sta alzando la mano super velocemente. Perdonate, probabilmente deve entrare. Devi dire qualcosa di importante. Allora, scusatemi, io non parlo mai, però stavolta mi esce dai denti. Io conosco quello che è successo ad Acuto il 10 ottobre. Io so cosa è successo perché ero lì, sono arrivata lì poco dopo e è successo. Se le cose non sono uscite come volevi tu, c'è un motivo. Ed è stato richiesto dai diretti interessati, quindi è ora di finirla. Basta. È così, perché ho parlato con i diretti interessati. Quindi è inutile che continui con questa pantomima, tirar fuori del 10 ottobre dell'anno scorso, che non è il caso, perché è stato espresso direttamente dagli interessati. Basta. Scusate. Barbara, non parlavo di Acuto, sei tu che hai parlato di Acuto, ragazzi. Ho detto dal 2021 al 2024, ok? Barbara, No, mi tu hai dispiace. parlato del 10 ottobre Solo dell'anno scorso. la realtà. Chi Tu hai parlato del 10 ottobre dell'anno scorso. Non sono sorda. Ti ha parlato del 10 ho di detto quello. febbraio? Riascoltati la No, Zoom. Riascoltati, parlare il 10 di febbraio adesso. no. Allora, ha detto 10 Tommaso, tu ottobre hai dell'anno parlato, scorso o vuoi parlare sono lei io sorda? cortesemente? Chiudo. Perdonate, perdonate. Vedete che cosa... Grazie Barbara. Allora, quello che volevo dire all'inizio di questa serata è esattamente la serata. Un conto è il cerchio, dove si apporta, dove ci sono i punti di vista di tutti, che è un po' quello che facciamo. Però ecco, quando quel punto di vista diventa una verità assoluta, di fronte all'evidenza dei fatti, allora lì c'è un problema. E che cosa fa il popolo quando c'è un problema? Si stringe intorno all'uomo che c'è un problema. Uomo, donna, quello che è. Si stringe intorno. Il punto è sempre solo uno. Quell'uomo o quella donna vogliono quell'aiuto? Perché quella è la parola giusta. Vogliono quell'aiuto perché se lo vogliono, allora siamo tutti lì pronti. Se non lo vogliono, non siamo nessuno per prevaricare uomo. Ma non siamo neanche nella posizione di essere prevaricati. Chiaro? Perché pure questa andrebbe chiarita. Non è che perché io dissento con qualcuno, allora se gli altri non la pensano come me, io divento la vittima che, ah, siete tutti in elite perché non la pensate come me. Perché sennò qui veramente c'è, sfociamo nella follia. Ok? Grazie. Michele o Cristina? No, Michele, sicuramente. Michele, però mettiti più avanti perché lo sappiamo che si sente poco l'audio. Allora, io ho solo una domanda, diciamo, una richiesta, se sapete rispondermi. Per il 21 giugno, che è giorno di solstizio, no? Facciamo qualcosa, ci incontriamo da qualche parte. Abbiamo anche un posto. Sì! Abbiamo anche un Folle venerdì. maggio. Ah, ho Noi scritto anche andiamo a Folle maggio. a Marco e tra parentesi devo chiedere scusa per l'ultima volta che avremmo fatto
chat, avevo ripetuto la stessa parola due Prego, volte cosa fa? e quindi gli chiedo formalmente scusa, intanto, solo per il fatto di aver detto quella cosa e non mi ero accorto. E comunque io chiedo se c'è modo di incontrarsi per il 21 oppure di fare, che ne so, anche una Zoom particolare, magari intorno a un fuoco, Incontriamoci, ognuno. incontriamoci. Ognuno nella posizione a casa, se non si può muovere, però di fare un Avevamo qualcosa trovato che. anche un bel posto, veramente, che era un altro Io film, intanto un bel la. film. Perché è talmente importante questa cosa per le leggi naturali a cui tutti noi facciamo riferimento che, cioè, farebbe veramente piacere. Di che capita il 21? Di Venerdì. venerdì. Allora. Adesso io perché non ho il calendario sotto mano, perché questa settimana c'è l'incontro con Gracie, e la settimana dopo e l'altra ancora, L'altra in della realtà prossima. sono in attesa di una conferma, da Thomas, perché in programma c'erano degli incontri, uno su cache, dunque sull'acqua plasmatica e quant'altro. Ma nonostante questo, io rilancio comunque sempre l'apertura al luogo, che possiamo vederci anche qui da me, per chi può avvicinarsi, per chi sta in zona, per le anime della terra razziale, Nulla piuttosto che. Marco, nulla togliere a cash, però questa è una cosa un po' più importante dal mio punto di vista energetico, parlo per me. E se è fattibile che tu hai la location, veniamo. Cioè, Ma chi è diciamo che allora. anche se c'è un'altra location, io non lo so adesso, capito? Però da te è proprio secondo me, insomma. Allora, e ripeto, in modo che, perché mi rendo conto che anch'io, magari non sto dando informazioni forse chiare, se non appena accennate su tutta una serie di eventi, perché alcuni incontri sono ancora. Alcuni sono da confermare. Quello confermato sicuro a luglio, il 20, con le 5 leggi biologiche, insieme a Marzia. E quello è certo già confermato al 100%. Poi beh, ci sarà quello che accennavamo pure prima sul compleanno di Barbara. Poi ci sarà Sicuramente ci un incontro che saremo. farò io. Però vabbè, Per questa è quello roba di che. Barbara ci siamo sicuramente, però per il 21, ragazzi, facciamolo, dai. Per il 21, anche se ci fosse cash, No, Marco, non è che ascolta. è un. Sì, scusate, ti interrompo, ma c'è Thomas che sta dicendo che ancora non ha trovato il docente. Anche io, Marina, l'ho vista in Zoom. Anche io sto operando, cercando con Marina De Santis ma non credo che per il 21 avremo l'incontro con Cash. E poi, essendo venerdì, l'incontro al massimo ci sarà domenica, non certo venerdì, Ah, giusto? È ok. libero Sì, il giusto. Poi 21. oltretutto sì, perché comunque è vero, era anche quello che viene fatto comunque la domenica. Dunque, allora, ricapitolando, risettiamo tutto. Se volete, il 21 ci possiamo vedere anche qui da me ad Acuto. Così. E Thomas conferma il 29 di giugno, invece, lo conferma, quindi il 29 ci sarà Thomas. Ok. E se non sbaglio, anche Tommaso stava dicendo che la terra laziale si incontra dove? Stavi dicendo che anche la terra laziale si incontra. Allora, no, ho detto che un po' di noi intendono, hanno messo l'intento di andare a Collemaggio. Collemaggio Langhe. Michele sicuro sapete, non solo proprio tutti. Va bene, grazie di avercelo comunicato e chiaramente ognuno è libero di andare dove vuole e vedo che c'è Gracie però, volevo avvertire che c'è Gracie, quindi ciao tesoro, visto che parliamo di incontri sulla Terra, io
Io ne ho già parlato del tuo incontro, ci dai qualche, perdonate, così finiamo, ci dai qualche info in più sulla tua presenza domenica ad Acuto? Allora, è molto semplice chi può, sarebbe una cosa veramente molto bella, che venite a respirare con me. Il respiro è circolare, se si può dire, circolare, e si respira dalla bocca aperta. Fate così, aspetta che mi sembra che non sono un po' in buio. No, tesoro, ti vediamo benissimo, benissimo, ti vedevamo benissimo. Ah, bene, sono Che io che non mi parata. vedo. Che non mi vedo. Ok. Sì, è molto semplice. Andremo a fare questo respiro portando fuori una serie di cose che può essere di difficoltà, problemi, cose dimenticate nel cassetto, lo ritiriamo fuori e rimettiamo un po' in luce, ringraziandolo e lasciandolo andare. E poi quello che viene su. Questo è molto semplice. Però questo le sto facendo per una parte della scuola che sto facendo e che lo facciamo come l'esame verso la fine di questo mese. Quindi è una pratica così per darmi una mano e dimostrando che io lo posso fare. Ecco, cioè è quanto semplice, ma naturalmente si richiede anche che le persone, le anime non sono sotto cure pesante di medicina, oppure che soffrono di epilessia o altre cose. Poi queste cose le dico anche prima che si comincia a respirare insieme. Ok. Grazie tesoro, grazie di aver spiegato quello che avevo detto e stavolta non ci sono, lo sai, ma ti vengo a cercare. Io la devo fare. Con te poi che già abbiamo fatto diversi viaggi insieme e quindi questo non posso proprio perdere. ora. Per Grazie. ora, Però poi sì, poi ci ritroviamo. Ecco, sì, chiedo o invito tutti chi può di venire appunto con me ad Acuto. Ok? Grazie, grazie. Adesso io sono da uno Zoom all'altro. Un abbraccio di cuore a tutti, grazie, veramente. grazie, Grazie, grazie. Ciao grazie, grazie. Gracie, Ciao anima amore. meravigliosa. Ciao. Ciao carissima. Ciao cari. Grazie, Ciao. grazie, grazie. Grazie a voi e buon proseguimento. A presto, Gracie, ti Grazie, aspetto. a presto. Sì. Allora, giusto perché stiamo parlando di incontri, quello del 29 di Thomas è sul restauro ambientale e se riusciamo nella realizzazione del eccola, faccio come in radio, un pappo, non mi viene la parola, Dodecaedro. dodecaedro, ecco, ero partito male, il dodecaedro. E se riusciamo, appunto, ne realizzeremo uno grande che poi verrà posizionato qui nel giardino e servirà appunto per bonificare, per restaurare l'ambiente
a chilometri, oltretutto anche la parte, soprattutto la parte in alto, la parte del cielo. Quindi sarà molto interessante anche quell'incontro lì. Poi non so, io non vedo qua, perdonatemi, sono dal telefonino, dunque non riesco a comprendere qual è la sequenza delle mani, delle mani alzate. Dunque, se mi potete supportare in questo. Monica e poi Claudio. Prego, Monica. Grazie, buonasera a tutti. Allora, in coopera io mi ci sono trovata catapultata da una donna qua dentro che mi ha trainato. Ero comunque amministratore di terra già da un anno abbondante, e mi sono ritrovata un pochino più di 2 anni fa in coopera. Cosa ho trovato quando sono entrata? Avete presente, non so, un'arnia di api o un formicaio? Ecco, la stessa cosa, ho trovato un gran movimento, un gran via vai, e fare tante corse per riuscire a stare al passo con chi era già in coopera da un po'. E poi ho trovato accoglienza, sicuramente, e anche aiuto ad imparare ancora quello che non sapevo, soprattutto sull'utilizzo dello strumento computer, cioè, a parte le basi che avevo, ma poi ho dovuto studiare ancora di più per imparare altro, e anche fare i documenti. Tutto quello mentre lavoravo anche come alunni di terra. E quindi, cioè, si è impegnati su due fronti quando si entra in coopera, non è che si è liberi da una parte entrando dall'altra, e poi sempre apportando a chi chiedeva aiuto 24 ore su 24, come ha detto Eleonora, cioè non ci sono orari qua. Se ci sono delle emergenze, anche diamo uno sguardo anche all'una o alle 2 di notte prima di spegnere il telefono, e se c'è bisogno ci si è. Bisogna mettersi con tanto amore, oltre che con tanta voglia di fare, e sapere che si è al servizio, e quando si è al servizio, quando c'è bisogno, non ci si può tirare indietro. Ok? Ovviamente, Antonio mi suggerisce che siamo a disposizione, non disponibili, insomma, perché poi c'è anche chi da un dito si prende tutto il braccio, quindi ti chiama anche alle ore più impensate, anche magari solo per sapere come si compila un documento, ecco. Mentre invece sulle terre ci si può aiutare in tanti altri modi. Comunque, coopera un grandissimo percorso di crescita che secondo me sta avendo il suo apice, la sua conclusione, perché abbiamo aperto i consigli. Quindi adesso chi è in coopera si trova in coopera sulla terra e nei consigli. Io addirittura sono in due, e quindi ci si trova con una mole di lavoro enorme. E ripeto quello che ha detto Leonora, abbiamo una grande urgenza di gente che entri nei consigli nei concili, e che soprattutto operi nelle terre attraverso appunto i concili, cioè porti i concili sulla terra e diventi operativo lì, perché se noi siamo operativi in tanti posti non riusciamo a fare anche quello, nonostante ognuno nella sua zona, nella sua zona di appartenenza, ha anche le porte sempre aperte, no? Questa casa è diventata sì il porto del mare, dove sono attraccati in tanti e molti, come la porta di ognuno di noi qua, ve lo possono confermare anche gli altri. Antonio si è lamentato spesso e volentieri col coopera, vero Barbara? Dicendo: io non ho più una moglie. E questa, vabbè, è uno scotto per il servizio che stiamo Però non facendo. ci avrebbe mai coraggio a dire esci, perché lo sa quanto valore tu apporti, quindi non ci prova neanche a dirtelo. Vedi che ha detto subito così. Ecco. Vero. E prima ha fatto un bellissimo paragone, e vorrei che lo dicesse lui. No, cioè, quello che volevo dire io è questo: io sto paragonando il popolo Una a un coopera. maratoneta, cioè alla maratona, così in generale. Ecco, come sapete tutti, la maratona è di circa 43 km, se non vado sbagliando. E cosa ha chiesto al maratoneta? La resistenza. È quello che dobbiamo avere noi, la resistenza, cioè non dobbiamo metterci noi gli ostacoli. Io se non vado errato,
Nella maratona non ci sono, ecco, degli ostacoli e do un 10 a chi arriva primo, ecco, nella maratona, ma do un 11 a chi arriva ultimo perché ha avuto ancora più coraggio e più resistenza a non mollare. È quello che dobbiamo fare noi, ecco, secondo me. Cioè, ho voluto usare questa metafora, cioè, per far passare, ecco, questo tipo di messaggio, di non mollare e di non intralciarci tra di noi. Che è la cosa più stupida che un uomo o una donna, ecco, possa fare, cioè, almeno così nel nostro percorso. Ecco, cioè, ecco, secondo me è fondamentale avere la resistenza, come ha un maratoneta, non mollare mai. Che bella coppia, ragazzi. Che ho voluto che lo dicesse perché l'ha detto prima me. In realtà è un po' quello che ho detto io, che ho trovato nel Coopera, correre, correre, correre per stare al passo, leggere, 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 cioè leggere tanto, ci arrivano tantissimi documenti da leggere di ogni tipo, è ovvio che quattro occhi fanno meglio di due e se siamo 100 occhi, meglio ancora, perché anche ogni cosa che qualcuno ha portato e ci ha portato è stato visionato più e più volte un po' da tutti prima di decidere se utilizzarlo o meno, se era una cosa fattibile o meno. Quando il giovedì voi vedete il documento ben impostato in resolution, è perché dietro ci sono state ore e ore e ore di lavoro. E se non sbaglio, anche mercoledì scorso siamo stati su fino all'1:30. Io pure sono crollata dal sonno, per detto, mi alzo mentre continuo a seguire. Ma quando facevamo la NE dalla Italy, siamo stati su fino alle 3 passate. Tantissime volte, quindi a volte si finiva la Zoom del giovedì e si andava avanti a fare il documento, così quando abbiamo fatto l'affidavit. Quindi c'è posto per tutti di cooperare, però è importante che si cominci a cooperare sulle terre, soprattutto, come ha detto Antonio, senza metterci intralci. Chi sa fare una piccola cosa, come abbiamo detto ieri nella Zoom del Consiglio della Scuola, non può immaginarsi quanto quella piccola cosa sia grande per tutti gli altri, perché ognuno ha la sua particolarità, ognuno ha la sua dote, ognuno ha un suo piccolo tesoro da portare, che per quanto piccolo che sia, invece è molto grande per tutti gli altri. Quindi c'è chi ancora, lo so, si trattiene e dice: ma io non sono in grado, non sono capace. No, siamo tutti capaci. Io non sapevo fare quasi niente quando ho fatto i documenti dell'OIE. Eppure poi ho imparato per me e chi mi ha insegnato, soprattutto all'inizio mio fratello Raul, mi ha detto: quando impari, insegnalo anche gli altri. E questo è, quindi qui dentro nel popolo tutti hanno fatto i documenti e la prima cosa che possono fare è essere di supporto a chi inizia a farli adesso. Ed è già un cooperare grandissimo. Però i concili hanno un gran bisogno di svilupparsi sulle terre. Quindi vi faccio ancora questo appello perché anche, non so, io posso portare Tizio da qui a lì perché non ha la macchina. Sì, serve anche quello. Serve anche quello. Quindi, come avevamo messo i nominet, la stessa cosa serve adesso sulle terre con i concili, per avere i concili sul posto. E come anche la nostra terra, la Lombardia, non è piccolina, eh. Già in ogni provincia sarebbe il massimo avere un punto, un concilio in ogni provincia, perché siamo in tantissimi, ma poi sappiamo che le nostre province sono vastissime e quindi c'è bisogno di una ragnatela, come avevamo creato con Omine, per portare anche solo le informazioni da un punto a un altro. Grazie. Grazie, Mo. C'è ancora Claudio, Marco. Prego, Claudio. Eccomi qua. Sempre sull'onda di dare energia alle terre e creare gruppo, sentivo prima che si parlava del 21, che c'è il solstizio. Quello è un gran momento di energia dove stare assieme e condividere anche gli spazi. C'è anche il sole che ci fa buon gioco. E volevo porvi all'attenzione che oltre al sole che ci fa buon gioco, c'è anche Sorella Luna che il 22 a
alle 1, mi sembra, è in luna piena. Per cui rinnovo l'invito a incontriamoci con vicini e lontani, dal vivo, in presenza, 21, e se possiamo passiamo anche la notte assieme, che c'è la luna piena. Beh, il 21 è il nostro anniversario, quindi saremo da una parte verso sud. Passando, scusa, è passando, fate un saluto, No, perché siamo già là e quindi no? Rientro allora. al rientro salutiamo i napoletani sicuramente. Grazie. E grazie Claudio perché mi hai dato una bella informazione. Quest'anno il segno del cancro avrà due lune. Viene interessante, molto interessante. Grazie. Marco, prego, ti lascio la parola. Allora, diciamo che di cose ne ho sentite tante questa sera. Diciamo che poi si è messa l'attenzione un po' sul Coopera. Dunque, è anche un bene che questa cosa venga chiarita e sancita in questo chiarimento, nel fatto che non esistono zone chiuse, no? O limitate al traffico, dove, capito, c'è chi non c'è, ma chi sta dentro cosa farà mai? Dunque va benissimo, abbiamo fatto bene anche a ribadire questa cosa qui, ma quello che sottende, quello che è stato poi l'argomento sulla spiegazione del Coopera è sempre la stessa roba. Allora, in questo momento storico, particolare, ma proprio adesso, non storico inteso negli anni, no, proprio questi giorni, questi mesi, e andrà anche per certi versi ad amplificarsi. Siamo sottoposti tutti quanti a un'energia particolare che nasce da un punto e si espande, e in questo percorso, attraversando tutti gli strati di ciò che siamo, mette in evidenza, sollecita tutti quegli aspetti che possono risultare non in armonia, non in coerenza, perché a frequenze differenti. Questo che significa? Significa che non sorprendiamoci se ci sentiamo strani, se a volte abbiamo dei pensieri strani, se agiamo anche con una certa incoerenza a volte, ci sta. Cioè, qui questo non è il gruppo dei perfetti, assolutamente no. Una cosa è certa però, che questo sta mettendo in evidenza tutta una serie di aspetti dentro di noi, che sono quegli aspetti che da qualche anno a questa parte ci siamo abituati a vedere negli altri, ma non a riconoscere in noi stessi, specialmente quando ne siamo i fautori. E questa è sempre la cosa più complessa, no? Riusciamo a dare il consiglio all'amico perché dall'esterno vediamo come l'amico sta vivendo, soffrendo o gioiendo di qualche cosa, ma non riusciamo a vederlo su di noi e l'amico ce lo fa notare, no? Ok. Ora, senza andare troppo a fare filosofia, come direbbe qualcuno, le cose sono semplici. Nel dubbio, bisognerebbe fare come le tre scimmiette. Conoscete le tre scimmiette, no? Quelle con la mano davanti alla bocca, alle orecchie e davanti agli occhi, no? Il luogo comune vuole che è la famosa non vedo, non sento, non parlo, no? Sempre poi magari animato con voce sigola, no? O quant'altro, no? Non è nulla di tutto ciò il significato di quelle scimmie. Il significato delle tre scimmie sacre è: i miei occhi sono così puri che non vedono il peccato, le mie orecchie sono così pure che non odono il peccato, la mia bocca è così pura che non pronuncia peccato. Noi dovremmo essere come quelle tre scimmiette. Allora, nel dubbio, proprio a scanso di equivoci, è facile. Non raccontiamo menzogne, non dobbiamo fare insinuazione, non dobbiamo fare calunnie. C'è cose che dice, vabbè, ma questo no, no? Ok, però questo è quello che si sta muovendo adesso. Tutta questa robaccia qua non appartiene a noi.
non in questi luoghi perlomeno, o no sugli intenti che ci siamo prefissati di raggiungere, no? Allora, io pure stasera rimango, boh, mi sembra un po' il gambero, non mi ricordo come si chiamava, quello della Sirenetta, quando a Mascella gli sbatte contro il sasso, no? Cioè, ho sentito dire certe cose che dico, mi hanno lasciato, boh, perplesso, basito, non lo so. Dico soltanto che sta roba deve finire. Dobbiamo finire di fare il chiacchiericcio a porta a porta, orecchio a orecchio, telefono a telefono, e chi lo ha fatto lo sa. Chi ha portato menzogna lo sa. Tutta questa roba qua la sappiamo. Poi il fatto che uno non dica niente non significa perché non lo sa, semplicemente perché per vari motivi. Spesso e volentieri sono questi motivi qua, cioè il fatto di mettere cose pubbliche, magari no? Così. Allora, però il fatto che uno abbia questa cura nel cercare di tutelare colui che ti butta merda addosso, non significa che sta roba viene permessa sempre. Allora, al di là di cosa viene permesso dal singolo, la dobbiamo vedere sta roba, e sta roba deve finire. Deve finire. Allora, siccome invece continua questa roba qui, deve finire. Sempre a finire. Tutta questa roba qui, come la mettiamo? La mettiamo? Deve essere silenziata. Ma silenziata però, che non significa metterla sotto a tappeto. Significa soltanto che uno deve cercare di osservarla. E come diceva Barba, se c'è un popolo che ti sta tendendo la mano, lì c'è la scelta. Se ci arrocchiamo nelle nostre convinzioni quando sembra che tutto il mondo dice guarda che forse le cose non stanno così, no? Poniamoci una domanda. Cioè adesso bisogna essere molto pratici. Non è che c'è tanto da fare. Per il resto niente, per il resto, devo essere sincero, non so, nella condizione fisica, questo video non sto molto bene, dunque la mia attenzione. Faccio molta fatica a essere attento e anche a dirvi le cose. Però questa condizione mi porta anche a togliere quella parte di tolleranza, molte volte, nel cercare di stare in un ascolto così. E allora dico basta, cioè quella sensazione di dire basta, lasciate sciogliere, basta, basta, basta sta roba. Non deve andare avanti sta roba qui. Però, questa roba qui, non, il problema non è che parte soltanto da chi sta lì, che parla, chiacchiera, insinua, cose del genere. Le famose orecchie delle scimmie, i ruoli si cambiano e si scambiano. Quindi, quando sentiamo certe cose, non entriamo nel giudizio, ma entriamo nel... È io che sto ascoltando, come sto reagendo? Nel momento in cui io sono a conoscenza di un dato, no? Tutti i dati sono sul tavolo, qual è la mia azione dopo? Sto zitto? Sono omertoso? Oppure penso semplicemente che la cosa non mi tocca? Ma a volte non ci tocca semplicemente perché a quel giro di giostra c'è passato lontano, ma non è detto che al prossimo giro di giostra invece non ci prende in pieno. E questo non sarebbe una giustificazione, non sarebbe neanche la motivazione per poter essere nella correttezza, nell'onestà, neanche nell'onore, lasciamo stare l'onore, quelle altre cose, proprio nell'onestà, essere onesti. Non dobbiamo essere onesti perché mi potrebbe capitare pure a me, dobbiamo essere onesti perché l'onestà appartiene a chi esprime le cose in verità, a chi non presta orecchio e braccio. Perché a volte il silenzio è una coordinata cooperazione in base ai contenuti che vengono portati. Dunque non basta essere zitti. Io già lo dissi mesi fa perché sta roba qui io l'ho vista arrivare già tanti mesi fa. E un po' alla volta, sai, in maniera molto soft uno cerca di far mettere l'attenzione. Personalmente, proprio lo dico chiaramente, non venite a dirmi nulla. Se non potrò citarvi, perché
Questo è un altro passaggio. Non ditemi cose in confidenza se io poi non posso agire in base a quella cosa che mi viene detta, a meno che non è una confidenza proprio a tu per tu. Cioè, a tu per tu nel senso su una cosa che riguarda me e magari il diretto interessato, cioè è un'apertura in quel caso. Sappiatelo. Sta roba nelle mie orecchie non deve entrare. E se entra, la trasformerò. Quindi siamo onesti con noi stessi, prima di tutto, senza costruirci sopra tutta una serie di motivazioni idealistiche, di eterne stenze, cose, quelle stanno da un'altra parte rispetto a quello che io vedo qua adesso. Va bene, anime belle, basta, mi sono annoiato da solo, mi sono fatto un auto pippone proprio che mi sono annoiato a dire queste cose, non ce la faccio più a dire queste cose, sono proprio senza fiato, sono proprio stanco di queste Sei cose. fantastico, Marco, però quando fai così, cioè veramente. Sì, ma è stancante, ve lo dico proprio, è proprio stancante. Lo Cioè è so. stancante sapere certe cose, no? Tutte queste cose che sono state dette, no? Anche verso Barbara. Sono state dette verso di me, sono state dette verso di altri, no? E dunque sappia chi va a fare porta a porta che io queste cose le so. Non è che non le so, ma le so da mesi. E spero sempre nel buon senso, no? Aspetto sempre quella famosa telefonata. Dimmi, Marco, sei uno stronzo? E dico, cavolo, perché mi ha detto così? E allora sono lì che ascolto. Se non ci avete il coraggio di fare questo, non andate da nessuna parte. Quindi sono abbastanza stanco di queste cose. Spero sempre, come si dice, la mia porta è sempre aperta, ma aperta davvero però. Non è che è aperta per finta o ha bisogno, a seconda di quello che serve. Vabbè, anime belle, forse. A chi tocca? Non c'è nessun altro? Io però voglio spendere una parola, E nel spendiamo. senso, non perché voglio fare l'avvocato di Barbara, ma perché Barbara la sto vivendo, la vivo tutti i giorni e non da un giorno, ma da diverso tempo. E di una cosa posso affermare con totale trasparenza e onestà, che di Barbara non si può veramente proprio dire che non è una donna trasparente, in onore ed esterna veramente i quattro pilastri delle io sono. E questo non è, io la vivo Barbara, la vivo dalla mattina alla sera, giorno dopo giorno, e vedo e sento, è sempre a disposizione di tutti ed opera sempre in totale trasparenza. Questo ora non è, io la vivo e quindi lo posso affermare. E posso dire anche questo, che la prossima volta che io sentirò dire, come è già successo, e qui lo dichiaro pubblicamente, che ho sentito dire determinate cose su Barbara, che però non mi sono sentita di riferirle, perché in quel momento credevo che non stava a me dirle, ma stava a chi me le aveva dette, dirlo alla diretta interessata, e quindi mi sono in qualche maniera anche resa responsabile, sì, e me ne assumo la totale responsabilità. Quindi io dichiaro in questo momento a tutto il popolo, per qualsiasi sorella, fratello, che sento dire qualche cosa, sarò proprio un carro armato, o lo dicano direttamente al diretto interessato, o sarò io che lo dirò, ma pubblicamente in Zoom, neanche alla diretta interessata, proprio pubblicamente in Zoom, con nome e cognomi, perché io sono stanca di vivere in energie che non mi risuonano per niente. Scusatemi, ma ultimamente sono veramente schifata. E queste cose non devono più esserci nel popolo. Grazie. Allora, a prescindere che concordo con quello che hai detto anch'io,
E aggiungo un'altra cosa, giusto perché a volte questa cosa qui l'avevo già notata quando hanno fatto degli attacchi, no? Tipo le Iene e cose del genere, che sembrava quasi che certi attacchi fossero indirizzati, no? A Barbara, e non c'era la percezione che sono indirizzati a tutti noi, non soltanto a chi sta magari lì ed è più in vista perché c'ha quella particolarità, no? Espositiva, di conoscenza. No, di rappresentanza anche del popolo. Però questa cosa qui l'ho rivista da poco perché sono state fatte delle affermazioni molto gravi, ingiuriose, false, no? Proprio sul Coopera, no? Poi sempre gli stessi, eh? La cosa che mi ha sorpreso non era tanto quello che era stato detto, perché conoscendo la fonte, ultimamente nulla di nuovo sotto questo cielo. Quello che mi ha sorpreso è che mentre stasera c'è stata una ola di mani alzate, no? Quando si è chiesto di alzare la mano per i partecipanti del Coopera, che sembrava veramente la ola, no? Tutte queste manine che si alzavano, ok. Però non ho visto la stessa ola quando il Coopera è stato ingiuriato. Quasi come che non riguardasse il Coopera, ma se state fatte delle affermazioni molto gravi. Dov'è il Coopera in questo? Cioè, perché nessuno si assume anche quella responsabilità di dire eh no, mo basta, sta roba non deve passare. Ma perché a fare questo deve essere Barbara, devo essere io, deve essere Maria Franca, deve essere, non lo so, cioè. Perché poi alla fine sembra che siamo sempre noi. Allora io mi domando, ma se io sono parte del Coopera e io mi sono sentito parte in causa, non toccato e neanche ferito, però mi sono riconosciuto come all'indirizzo di quelle offese e di quelle affermazioni. E poi c'era il silenzio. Sì, ma se uno non cioè noi ci esercitiamo il diritto, no? E la giustizia, perché poi non è manco il diritto, è proprio il senso di giustizia, soltanto di fronte ai facenti funzione. Da una parte sì, perché lo vediamo nell'esterno, ma ci sono delle cose che ci toccano che non le vediamo, e in quel momento non ci viene da esercitare il sacrosanto diritto di giustizia, di affermare quali sono le verità, di rettificare qualcosa che è una menzogna. È lì che mi sono sorpreso. E questo avviene tutti i giorni. Avviene tutti i giorni e su tutti gli ambiti. La stessa cosa è stata fatta su Acuto, la stessa cosa è stata fatta su Canino, la stessa cosa è stata fatta nelle Marche, nelle terre marchigiane. Cioè, questa roba è sempre, non è una cosa mia, una cosa tua, una cosa sua. Perché? Perché quel tipo di energia che non è stata ancora trasformata è sempre la stessa. E noi possiamo rincorrere tutti i documenti che ci pare, ma finché ci abbiamo sta roba dentro, com'era? Crolla, cabala, crolla. Se non vediamo questo, poi tempo fa ci sorprendiamo quando diciamo, ma come? La cabala siamo noi? Ma no, noi non siamo la cabala. Sì, esattamente quello. E infatti quando vedo fuori qualcosa che non funziona dentro, dico, cazzarola, ma... Cioè, quando vedo qualcosa fuori che non funziona, anche rispetto alle azioni, dico, cacchio, ma che cosa è che c'è dentro di me che non sta andando? Questa è la prima cosa che mi viene in mente. Ma non sta andando perché ho scritto male un documento, non sta andando perché quel tipo di energia, coscienza che fluisce dentro di me, evidentemente è costipata da qualche parte, è bloccata, ma non la vedo. E dunque io me la posso prendere con tutti, ma finché io non vedo quel contenuto dentro, quella roba là fuori non si manifesta. Tant'è che fateci caso che spesso e volentieri, spesso non sempre, però certi attacchi avvengono nella misura e in certe anime, su certe cose, no? Quelle visibili, poi ci sono magari altre cose di cui non siamo a conoscenza. Io per primo, un periodo sono già qualche mese, un paio di mesi, che non sto bene fisicamente,
e sono tutti lì a cercare di capire, non chi mi ha fatto del male, che cosa ho mangiato, ma forse sono le scie chimiche, sì, anche quello. Ma sto cercando di vedere quegli aspetti in me che evidentemente se si manifestano in me sotto forma di malessere, malattia, quello che sia, non li sto vedendo. E non sanno più come farsi notare e dirmi, oh, guarda che sono io che sto facendo, capito? È questo aspetto. Allora, se abbiamo questa sana onestà intellettuale, spirituale, animica, di voler vedere questa roba, tutto passa, tutto si risolve. Se no, sarà quel che sarà. Basta, mi avete fatto secca la gola. Barbara, c'hai il microfono spento? Grazie, Rosè. Pensavo di averlo aperto, invece l'avevo chiuso, evidentemente. Allora, volevo dire, vi voglio ringraziare tutti noi, perché questa ultima frase, Marco, la vorrei lasciare proprio così. Fino all'ultimo momento, fino all'ultimo istante, la scelta è di fronte a noi. Fino all'ultimo istante. Quindi non c'è punizione, non c'è giudizio, c'è solo la scelta. E allora diciamo così, fate un buon gioco e soprattutto scegliete bene, perché io vi voglio riabbracciare tutti, ok? Buonanotte. Anime belle, buonanotte. 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 Buonanotte.